Parto io, buongiorno a tutti, benvenuti. Sono il direttore di Caritas Ambrosiana e sono qui per accogliervi a questo importante convegno intitolato Semi di giustizia, sistema sanzionatorio penale e giustizia riparativa nella riforma Cartabia. Vorremmo appunto non perdere l'occasione che è costituita dall'avvio di questa nuova modalità che intende vedere la pena nel carcere come una delle possibili soluzioni da offrire alle persone che si trovano in questa condizione. La Caritas ha sempre seguito un po' questo faro che era costituito da quello che ci diceva il Cardinal Martini, che appunto il carcere deve essere estrema ratio. Ovviamente per arrivare all'ultima soluzione ce ne devono essere altre alternative praticabili che riconoscono le persone nella loro dignità e nella loro capacità di cambiare. Compito della comunità cristiana, ma anche di quella civile, è quella di offrire queste opportunità nella concretezza, perché a volte i diritti sono proclamati, sono anche belli, ma quasi mai poi riescono ad atterrare in una loro esigibilità. Io mi fermo subito perché per caso è passato oggi Sandro Calvani, che trovate alla mia destra, e che avevamo invitato da Bangkok per parlare al convegno sulla Pacem in Terris sabato. Lui è stato, oltre a un grande nostro collega, diciamo così, perché ha lavorato in Caritas Italiana, ha aperto tutto il settore internazionale, le emergenze, eccetera. Ha finito quell'esperienza, è diventato funzionario dell'ONU e quindi l'avevamo invitato per spiegarci appunto il ruolo dell'ONU in queste situazioni di guerra. Ma appunto poi ci raccontava che è anche un esponente e un fondatore del Consiglio della Giustizia Riparativa Internazionale, che raduna appunto tutti coloro che si interessano di questi temi a livello mondiale. Quindi mi sembrava giusto, proprio perché anche oggi pomeriggio è passato, di fargli fare un saluto a lui che conosce il mondo da questo punto di vista. Quindi, Sandro, grazie. Grazie, scusate la sorpresa, è stata una sorpresa anche per me entrando per venire a salutare Luciano, presidente di Caritas Ambrosiana, direttore di Caritas Ambrosiana. Ho visto sullo schermo il titolo e dico: caspita, non sapevo che Caritas ospitava anche questa tematica. Sono molto orgoglioso della mia esperienza nell'Istituto Internazionale del Crimine e della Giustizia delle Nazioni Unite, dove ho contribuito a creare questa federazione mondiale di 7.000 professionisti. Siamo in 120 paesi che si occupano di giustizia restaurativa. È, diciamo, un'organizzazione privata che vi invito a visitare nel sito internet Restorative Justice International. Siamo anche su LinkedIn, quindi possiamo anche scambiare esperienze a livello personale. Molti lo fanno, scambi diretti di buone pratiche. Per me è stata una scoperta, perché venendo dal mondo occidentale, dove la giustizia per secoli, almeno qua in tempo in cui io lavoravo, ero all'università, è stata una giustizia punitiva. Ho scoperto poi che altre parti del mondo, dove hanno vissuto i miei figli, in Australia, che ha fatto una migrazione totale al 100% verso la giustizia riparativa. E il bello è, curioso, interessante per la Caritas, che quando la prima esperienza di giustizia riparativa 30 anni fa è nata nello stato di Victoria, in Australia, chi l'ha cominciato fu un gruppo di San Vincenzo e di Caritas diocesana, un gruppo di signore che incontravano le vittime, quelle morte no, ma la mamma, il marito, i figli delle donne stuprate per le strade di una grande città, e poi andavano anche in carcere a incontrare il colpevole. E vedevano che c'era rimasta nel cuore delle persone, nell'umanità di queste persone, un buco. La punizione non aveva funzionato né per il reo né per le vittime. E cominciarono a ipotizzare una via alternativa. Fu una piccola esperienza di volontariato nel Victoria, poi lo Stato si accorse che funzionava, legiferò per lo Stato di Victoria. Dopo pochi anni tutta la Federazione dell'Australia ne fece una legge nazionale. Probabilmente sapete che in Europa esistono già delle esperienze importanti in Inghilterra.
in America sta crescendo fortemente. Sono lieto di scoprire che ne si parla anche in Italia, ammetto che non lo sapevo, ma io vivo all'estero da 30 anni e oggi vivo in una realtà di giustizia riparativa. Sono 12 anni che lavoro come volontario, sono un pensionato delle Nazioni Unite, sulle montagne del Triangolo d'Oro, dove c'erano la feccia della feccia dell'umanità. Tutte le famiglie erano criminali, spacciavano oro, oppio, oppure eroina, oppure armi illegalmente. Tutte le famiglie avevano venduto bambini piccoli, da 6 a 10 anni, maschi e femmine, ai bordelli di Bangkok per il sesso commerciale durante la ricreazione dei soldati americani durante la guerra del Vietnam. Sapete che durante la guerra del Vietnam facevano 10-12 settimane di guerra in Vietnam, poi venivano in ricreazione a Bangkok. Li mettiamo tutti in galera? Si disse 30 anni fa, quando si pose il problema di queste masse di villaggi tutti criminali. Si decise che neanche uno avrebbe passato un giorno in galera, perché quello non avrebbe risolto il problema. Invece si decise di fare un lavoro sulle menti, mindset change, come lo chiamiamo noi, cambio di mentalità, per rifondare l'umanità di quelle persone, perché si impegnassero a riparare il danno, cioè considerare il crimine come un debito e quindi riparare il danno. Abbiamo cominciato così, da 30 anni, oggi siamo la comunità più ricca sulle montagne del Triangolo d'Oro, un po' come fosse Cervinia, diciamo così, per l'Italia, con un reddito pro capite del 172% più alto di Bangkok. Tutti i nostri bambini vanno a scuola Montessori, unico caso al mondo, non c'è né in Italia né in Svizzera, una valle intera dove tutti i bambini vanno a scuola Montessori e fin da piccoli sanno cosa combinavano i nonni, cosa combinavano i genitori, fin da piccoli sanno che avevano tradito la foresta, che avevano tradito i loro figli e le prossime generazioni e hanno deciso di fare un cammino nuovo, di rifondare il loro umanesimo con principi a metà tra il cristianesimo e il buddismo e creando così una comunità fiorente di sviluppo sostenibile e circolare basato sulla partecipazione e la cooperazione. Prima del Covid, cioè nel 2019, abbiamo ricevuto 108 delegazioni internazionali di ogni tipo di persone, sindaci, deputati, amministratori di Stato. Abbiamo formato migliaia di formatori in Colombia, in India, in Myanmar, in Indonesia, in Afghanistan, per camminare in questo modo. Vi faccio tanti auguri di continuare il vostro lavoro. Grazie dell'opportunità. Grazie. Grazie di questo inizio. Entriamo subito nel merito del lavoro e presentando i nostri due ospiti, Antonella Calcaterra e Adolfo Ceretti. Però di solito funziona così, che si presentano gli ospiti dicendo cosa hanno fatto al pubblico. Io faccio il contrario. Vorrei presentare a voi due le persone che sono in sala e anche le 100 e più collegate. E credo che questo modo di lavorare misto in presenza e sul web sarà una delle modalità con cui lavoreremo spesso e quindi ringrazio i colleghi che lo rendono possibile, grazie ad Ernesto, Valerio e Alessandro che fanno la regia di questo evento, permettendo a noi di farlo in questo modo, di raggiungere anche le 100 e più persone a casa. Chi siamo? Siamo operatori, operatrici sociali, volontari, operatori delle cooperative del sistema legate a Caritas e non solo, alcuni cappellani diocesani. E la domanda è perché li abbiamo chiamato qui proprio voi e perché facciamo questo incontro oggi? La risposta tecnica è che il 30 del mese di dicembre del 2022 è entrata in vigore la riforma della giustizia detta Cartabia e la seconda risposta è che a noi interessa, a noi particolarmente interessano poi alcune parti di questa riforma delle quali voi siete stati protagonisti anche partecipando a gruppi di lavoro e presentando il materiale al gruppo del Ministero, alla Ministra. Noi siamo un pubblico che già da tempo assistito
a diverse leggi dal metà degli anni 70 e ci abbiamo anche abbastanza lavorato. Erano tutte leggi che ci interessavano per lavoro perché avevano una visione meno reocentrica dell'esecuzione della pena. Qui ci sono operatrici, operatori che lavorano con le misure alternative per percorsi di accompagnamento al reinserimento abitativo, lavorativo, formativo. Ci sono volontari dei centri d'ascolto Caritas collegati che si occupano di messa alla prova, accogliendo le persone. Quindi quello che facciamo già ha senso che rientri in questo lavoro, che ci sembra finalmente aver raggiunto un'ottica più organica, complessiva, di cui sentivamo il bisogno, abbiamo sempre sentito il bisogno. Un'altra cosa di cui sentivamo il bisogno era di ragionare su un compiuto regime di giustizia riparativa che fino ad adesso abbiamo un po' sentito, un po' studiato, però non abbiamo mai visto applicare in maniera organica secondo una riforma di legge così, così cospicua. E questo è il motivo per cui abbiamo pensato a voi, perché Antonella, che è avvocata del Foro di Milano, criminologa, ha fatto parte del gruppo di lavoro per l'elaborazione delle modifiche al sistema sanzionatorio penale, e Adolfo Ceretti, pure criminologo docente, è stato coordinatore del gruppo di lavoro per l'elaborazione della disciplina organica della giustizia riparativa. Quindi noi faremo così, vi lasciamo la prima ora che vi dividete ragionando e spiegandoci, lasciamo proprio a voi la gestione, dopodiché abbiamo pensato che alcune persone che abbiamo un po' individuato come snodi significativi di questo pubblico vi faranno come una domanda, lasciando poi invece spazio a chi desidera intervenire su questioni più precise. Concludo con una suggestione che ci è venuta, che è questa. A noi piacerebbe definirci una comunità che si rinomina, che si ridefinisce sulle basi soprattutto della giustizia riparativa, e sappiamo perfettamente che questa è una comunità civile e laica che si rinomina. A noi di Caritas ci viene in mente che un po' la stessa cosa era successa invece alle comunità nascenti cristiane, che dovevano definirsi, e alcune però erano già comunità. San Paolo, per esempio, ai Romani, che erano già comunità, quindi erano complicati come noi, che venivano tutti da parti diverse, abbiamo già fatto cose, non è facilissimo tenerci insieme, da un consiglio. Allora ci veniva in mente che forse potrebbe essere un consiglio laico dato a questa comunità che si vuole rinominare. In Romani 12 San Paolo dice: fate la gara a stimarvi a vicenda, gareggiate nello stimarvi a vicenda. A noi sembrava che l'idea di provare stima gli uno per gli altri fosse una buona idea per ricominciare. Stima di voi ne proviamo moltissima, e quindi a voi il lavoro. E grazie. Grazie per la stima, e anche noi abbiamo bisogno tanto di voi in questo momento, perché abbiamo delle riforme che chiedono moltissimo il supporto della comunità. Perché nel gruppo di cui ho avuto l'onore di far parte, il gruppo presieduto dal professor Gatta, abbiamo elaborato una serie di interventi normativi nuovi che si sono mossi in un'ottica di semplificazione della risposta sanzionatoria, di costruire delle risposte che finalmente non siano più delle risposte solo detentive, solo chiamate carcere, ma è di avvicinamento al tempo del commesso reato della risposta sanzionatoria. Quelle che proverò a descrivervi, dando appunto un minimo di contenuto degli interventi che sono stati fatti, ci è piaciuto chiamarle, nella relazione leggerete tantissime pene costruite, pene programma, cioè di questo si tratta. È per questo che dico che c'è bisogno di supporto, perché queste sanzioni, queste nuove pene sostitutive che avvicinano la risposta sanzionatoria al tempo del commesso reato, dovranno caratterizzarsi per essere delle pene in programma e quindi costruite sui bisogni delle persone. E per costruire le pene sui bisogni della persona bisogna innanzitutto che noi ci dobbiamo registrare in maniera diversa, noi avvocati dobbiamo essere portatori degli interessi dei nostri assistiti
davanti a un giudice che deve rialzare la testa sulle persone, quindi non occuparsi più soltanto del fatto reato, e per fornire materiale al giudice nostro di riferimento dobbiamo poter offrire del materiale, e un materiale significa offrire soluzioni, alternative, contenuti a questa nuova soluzione sanzionatoria che a mio parere presenta caratteri interessanti. Perché è interessante? Perché noi, soltanto chi la vive l'esecuzione penale, capisce quali sono le disfunzioni oggi di un sistema nella quale ci si preoccupa tanto di velocizzare il processo, ma non è solo un problema di processo, perché io penso che fino a quando le pene che sono applicate, erogate all'esito di quel processo, verranno eseguite a distanza di 5, 6, 7, 10 anni, anche questo io ho assistito, nei confronti delle persone, il processo, ancorché ridotto, sarà sempre disfunzionale, perché la risposta sanzionatoria deve incominciare a arrivare in tempi più brevi. Oggi abbiamo un dato che è certo, perché c'è stata fatta un'interrogazione parlamentare al ministro Nordio, che finalmente ha restituito i numeri dei liberi sospesi. Tutti voi sapete che cosa sono i liberi sospesi: sono le persone che sono destinatarie di una pena detentiva, perché fino a questo momento solo quello poteva essere applicato all'esito del processo, e in attesa di definizione della loro posizione davanti al Tribunale di Sorveglianza. Il ministro Nordio ha risposto all'interrogazione parlamentare indicando la presenza di 90.120 liberi sospesi oggi in Italia. E questo dato non è un dato realistico, perché sicuramente a questi vanno aggiunti tutti quelli che sono nei passaggi vari nelle cancellerie. Quindi, di fronte a questo dato allarmante tema di sicurezza sociale, in tema di recupero delle persone, in tema, perché è facilmente intuibile quanto possa essere inutile una pena che viene eseguita a distanza di 5, 6, 7 anni dal commesso reato, la proposta è quella un po' formulata dal gruppo di cui ho fatto parte. Questo gruppo ha inserito a pieno titolo dentro il codice penale, all'articolo 20 bis, la categoria delle pene sostitutive delle pene detentive brevi. Questo è proprio il nome che è stato dato a queste nuove risposte sanzionatorie, che a questo punto entrano a pieno titolo nel codice penale, e quindi il codice penale non prevede solo più la multa e la pena detentiva, pena pecuniaria e pena detentiva, ma presenta accanto a queste due soluzioni anche la categoria delle pene sostitutive delle pene detentive breve. La novità di queste pene sostitutive, che poi vedremo con quale modalità e quali sono, è quella che appunto queste pene possono e dovranno essere applicate direttamente dal giudice che fa il processo all'esito del processo. Quando possono essere applicate? Quando ci sono dei presupposti oggettivi e soggettivi, che poi proverò a dirvi, ma che sono stati volutamente lasciati molto ampi, proprio per lasciare al giudice la possibilità, se la parte concorda, se la parte, perché poi ci sarà anche un problema di consenso da parte del condannato a sottoporsi a queste pene sostitutive, quindi il giudice che applica una pena fino a 4 anni può applicare direttamente le pene sostitutive brevi. Questo significa che in pratica si pone il giudice di cognizione, cioè il giudice che fa il processo, di fronte a compiti che sono diversi da quelli che aveva fino a questo momento, perché il compito che il giudice di cognizione sostanzialmente aveva era un accertamento dell'esistenza del fatto, della responsabilità della persona, e poi applicava una pena detentiva scegliendo da un minimo a un massimo edittale. A questo punto il giudice ha di fronte a sé delle alternative, che sono quelle di applicare, oltre alla pena detentiva, anche
la cosiddetta semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, i lavori di pubblica utilità sostitutivi e la pena pecuniaria sostitutiva. Quindi c'è una sorta di restituzione al giudice di cognizione di una funzione che in fondo non avrebbe mai dovuto abbandonare, quella di applicare una pena funzionale e comunque finalizzata alla rieducazione della persona. Però con la pena detentiva di prima poco poteva fare il giudice. Oggi invece ha tutti gli strumenti per poter declinare questa risposta sanzionatoria con le modalità di cui vi ho detto, che possono essere di quattro tipi differenti. Dunque, gli interventi sono stati di carattere sostanziali e di carattere processuali. I caratteri sostanziali sono stati fatti mediante interventi sulla legge 689 del 1981, che era la legge che prevedeva le sanzioni sostitutive. Legge assolutamente inapplicata, perché le vecchie sanzioni sostitutive nessuno le ha mai sostanzialmente fatte, anche perché andavano a coprire la stessa fascia che poteva essere coperta dalla sospensione condizionale della pena, quindi si applicava quella. Oggi invece le pene, come vi ho detto, vanno a coprire, le pene sostitutive vanno a coprire la fascia fino alla pena applicata di 4 anni. Quindi dicevo, riforma di carattere sostanziale. Abbiamo rivisitato e riscritto le cosiddette pene sostitutive lavorando sulla legge 689 del 1981, interventi di carattere processuale, perché ovviamente c'è stata poi anche tutta una modifica su come il giudice deve arrivare e può arrivare all'applicazione di queste pene sostitutive, e anche poi una modifica del regime della messa in esecuzione di queste pene sostitutive, che, come dirò brevemente, non passa più attraverso il serbatoio dei liberi sospesi, cioè attraverso l'articolo 656 del codice di procedura penale, ma proprio per velocizzare queste sanzioni pene sostitutive vanno in esecuzione diretta con la previsione di quell'articolo 661 del codice di procedura penale. Quindi interventi sostanziali e interventi processuali. Alcuni interventi anche, ovviamente per ragioni di raccordo, sull'ordinamento penitenziario, perché, come dirò a breve, queste pene sostitutive potranno essere poi declinate nella misura più ampia dell'affidamento in prova al servizio sociale. Quindi, quali sono le regole generali? Le regole generali sono quelle che sono previste dall'articolo 53, che stabilisce appunto che il giudice, nel applicare la... Allora, intanto l'articolo 20, come dicevo, che porta a pieno titolo all'interno del codice penale questi tipi di pene, e poi l'articolo 53, che proprio disciplina la materia, che dice che il giudice, quando ritiene di applicare una pena non superiore ai 4 anni, può applicare la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva. Quando ritiene di applicare una pena contenuta nei 3 anni, può sostituirla con le prime 2 o anche con il lavoro di pubblica utilità. Quando ritiene di applicare una pena non superiore a 1 anno, può applicare anche la pena pecuniaria sostitutiva. Quindi questa è la regola, diciamo, di carattere principale. Poi gli articoli 55, l'articolo 55 regola la semilibertà sostitutiva. L'articolo 56 regola e disciplina la detenzione domiciliare sostitutiva. L'articolo 56 bis regola il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, e la pena pecuniaria è regolata dal 56 quater. Molto brevemente su queste figure di sanzioni sostitutive. Come sapete, si è discusso moltissimo perché mentre inizialmente era previsto che ci fosse anche l'affidamento in prova al servizio sociale tra le misure
direttamente applicabile dal giudice di cognizione, e allora diventava tutto molto più appetibile, è ovvio. Nel successivo passaggio questa possibilità si è persa, quindi la legge delega prevedeva solo queste quattro figure di pene sostitutive con le quali noi abbiamo dovuto lavorare, di più non si poteva fare. Però leggendo questi articoli per come sono stati scritti e senza troppo pregiudizio, perché poi è un po' una caratteristica anche della mia categoria, quindi si dice non c'è più l'affidamento e quindi non si fa più niente. No, non è così, perché basta leggere queste misure come sono state scritte per rendersi conto che sono delle misure che consentono una grossa ampiezza di movimento, per cui la semilibertà sostitutiva, che certo è una misura gravosa perché comporta l'obbligo di dormire all'interno di un istituto penitenziario, che però sappiamo che a volte può essere anche utile, perché quante situazioni ci si presentano di persone che non hanno un domicilio dove dormire e rispetto alle quali non puoi dare un affidamento perché non c'è un domicilio. Beh, insomma, la semilibertà sostitutiva può in qualche modo garantire questo letto e consentire a una persona di svolgere un'attività lavorativa, familiare e di esigenze personali che portano la persona addirittura fuori, possono portare la persona al di fuori del carcere, addirittura l'obbligo è di stare in carcere praticamente 8 ore al giorno, quindi 24 meno 8 sono, la persona può stare fuori dal carcere, dall'istituto, sostanzialmente 16 ore, che non è proprio pochissimo, quindi è una misura paradetentiva, ma è una misura che, se ben costruita, e questa viene costruita attraverso un programma che viene redatto dall'UEPE per forza, perché l'UEPE deve innanzitutto verificare se esiste il posto nell'istituto di semilibertà più vicino al domicilio della persona interessata, e poi deve redigere il programma, che non è affidato al direttore del carcere ma al direttore dell'UEPE. Altrettanto dicasi per la detenzione domiciliare sostitutiva. La detenzione domiciliare sostitutiva, se ben letta, prevede la possibilità per la persona di osservare questa detenzione a casa, ma anche in un luogo di cura, anche in un luogo di assistenza, in comunità, in case famiglie protette, cioè sono elencati tutta una serie di luoghi, e soprattutto è prevista la possibilità per la persona di stare fuori dal domicilio 12 ore al giorno. Quindi, laddove ci siano delle esigenze di lavoro, studio, cura, famiglia, paternità e maternità, che ovviamente devono essere portate all'attenzione del giudice, la persona può stare fuori dall'abitazione anche 12 ore al giorno e comunque per un minimo di 4 ore. Questo per dare contezza, poi basta leggere l'articolo per verificare quali siano le indicazioni che possono essere, cioè le esigenze che possono essere tenute in considerazione dal giudice ai fini delle aperture di cui vi dicevo. Il 56 bis invece prevede il lavoro di pubblica utilità, che va a coprire pene fino a 3 anni e che quindi, come dire, un margine di pene piuttosto importante. Tra l'altro, a differenza dell'affidamento in prova al servizio sociale, ad esempio questo tipo di pena sostitutiva non prevede l'obbligo di dormire a casa, perché l'unico obbligo che prevede, oltre il programma che viene eventualmente, o le indicazioni che vengono eventualmente date dall'UEP, è quello di svolgere i lavori di pubblica utilità. Quanti sono le ore previste dalla legge? Non meno di 6 e non più di 15 ore settimanali. Un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di 2 ore di lavoro, quindi il computo è questo. Il che significa che, tanto per dare, come dire, contezza dei criteri di conteggio, se il giudice ritiene di applicare una pena di 2 anni, occorrerà fare 365 per 2 che fa 730, per 2 1460, e quindi il monte
ore che deve essere messo a Montepremi, ore che deve essere messa a disposizione della persona sono 1460 ore, che non è poco. Ecco, da qui appunto l'indicazione e la richiesta di aiuto, perché queste pene, che è sicuramente una soluzione interessante, richiede anche la presenza di un contesto territoriale molto presente per la formulazione di programmi e di possibilità di lavori di pubblica utilità che possono essere dati a queste persone che ne fanno richiesta. Molto interessante è anche poi la pena pecuniaria. Ma perché diventa interessante? Perché per la prima volta nella storia il giudice deve in prima battuta individuare il valore della quota giornaliera che la persona si può permettere e poi moltiplicare il valore della quota per i giorni a cui la persona viene condannata. Quindi non c'è più il tasso fisso che c'era prima, che rendeva sostanzialmente impraticabile le pene pecuniarie, perché il tasso fisso di 250 euro era elevatissimo, ma oggi la legge prevede che il tasso giornaliero può andare da 5 a 2500 euro a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della persona. E una volta che il giudice individua sulla base delle possibilità delle persone quello che è il tasso coerente con la persona che ha di fronte, lo moltiplica per il numero di giorni. E questo è un passaggio significativo anche per riattivare un tipo di sanzione che era sostanzialmente impraticabile. E dall'altra parte anche per attivare una responsabilizzazione nostra, perlomeno di noi avvocati, rispetto a tutto quello che vi ho detto, perché è chiaro che quanto più è il materiale che noi insieme forniremo all'UEPE e ai giudici, quanto più la possibilità di vedersi realizzate queste pene programma nella maniera più coerente possibile col sistema che si è cercato di costruire, perché intanto hanno senso queste pene, intanto siano delle pene che abbiano dei contenuti come dovrebbero avere tutte le pene di comunità che esistono. Quindi, come dicevo, questo è il pacchetto messo a disposizione. Le condizioni soggettive per l'applicazione sono delle condizioni ampie, nel senso che si sono riscritte anche le condizioni soggettive. Ovviamente, e purtroppo aggiungo anche che non era proprio l'intenzione della Commissione, ma su questo siamo stati miseramente stoppati, era quello che sono esclusi tutti i reati di cui al 4 bis, per cui rimane la preclusione soggettiva di tutti i reati del 4 bis rispetto a questi tipi di pene sostitutive. Per il resto devo dire che le condizioni sono ampie, quindi è difficile che non ci siano le condizioni perché il giudice possa proporre l'applicazione di una pena sostitutiva. Il giudice nella scelta della pena sostitutiva, anche questo è molto interessante, anche perché in qualche modo dovranno essere condotti i giudici in questa valutazione che devono fare. Nel senso che il criterio, così il principio cardine, è appunto quello che il giudice, tra le pene sostitutive, deve scegliere quelle più idonee alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, con il minor sacrificio per la libertà personale. Quindi, se questo è il criterio che dovrebbe regolare la decisione del giudice, voi capite che alla fine dovrebbero prevalere sicuramente il lavoro di pubblica utilità, una detenzione domiciliare allargata piuttosto che la semilibertà. Ma in ogni caso, ancora, dice l'articolo che regola il processo motivazionale e di scelta del giudice, che il giudice deve tener conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica e psichica, alla maternità, alla paternità,
al disturbo da uso di sostanze, da alcol, da gioco d'azzardo, insomma tutta una serie di condizioni che devono venire in considerazione da parte del giudice, che devono essere osservati da parte del giudice, che a questo punto, di fronte a queste, a tutte queste indicazioni, come dicevo prima, deve necessariamente un po' rialzare lo sguardo non solo sul fatto reato, ma anche sulla persona. E come lo deve fare questo passaggio? Poi non, quanto ho ancora? 5 minuti? Allora, lo deve fare attraverso un passaggio che anche questo è una novità non assoluta, perché in realtà è una modalità, di un passaggio che era già previsto nel procedimento davanti al giudice di pace. Cioè il giudice, che ovviamente durante il processo si deve occupare di accertare la sussistenza del fatto, la riconducibilità della responsabilità di quel fatto alla persona che ha davanti, non può durante il processo occuparsi di raccogliere materiale rispetto alla persona, perché diversamente si rischierebbe un'anticipazione di giudizio, perché ovviamente se uno si attrezza per scegliere che tipo di sanzione deve applicare, il rischio era quello che insomma di perdere la purezza del processo. E allora la scelta è stata è caduta su questa sulla creazione di questa udienza sentencing, che è prevista dall'articolo 545 bis del codice di procedura penale, che fa sì che il giudice, una volta che finisce il processo e quindi esce con un dispositivo con la quale pronuncia la sentenza di condanna nei confronti di una persona a una pena detentiva fino a 4 anni, e ritiene che non ci siano condizioni ovviamente ostative, a quel punto avvisa il condannato che secondo appunto lui ci sono i presupposti per la modifica, per la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, e chiede il consenso alla persona che ha di fronte di procedere in questo senso. Una volta che ci sia il consenso del condannato, a questo punto si apre questa successiva fase che fa sì che il giudice a quel punto si occupi della costruzione della pena sostitutiva, rispetto alla quale vi è il consenso della persona, perché uno può anche alzarsi e dire: bene, io presto il consenso alla detenzione domiciliare, non alla semilibertà, oppure presto il consenso al lavoro di pubblica utilità, oppure alla pena pecuniaria. A quel punto si apre questa successiva fase nella quale le persone possono mettere a disposizione quello che ritengono utile e funzionale alla costruzione della pena programma, e il giudice può rinviare all'UEPE il fascicolo, la posizione, per chiedere appunto un programma che sia destinato a confluire, a dare contenuto alla pena sostitutiva. Oppure può anche raccogliere con il contributo dell'avvocato, della persona che ha di fronte, raccogliere il materiale che ritiene necessario e procedere poi a fare un dispositivo, a integrare il dispositivo che ha emesso precedentemente, con l'indicazione di come quella detenzione domiciliare, faccio ad esempio perché è un caso che mi è capitato, di come quella detenzione domiciliare debba essere declinata. Quindi il giudice esce con la sentenza, esce con la condanna, avvisa le parti che hanno la possibilità, che ci sono i presupposti per la pena sostitutiva, e si procede da quel momento in poi anche con un rinvio, ma non necessariamente. Il giudice può invitare le parti a sedersi e formulare, organizzare la pena sostitutiva, oppure rinviare ad altra udienza non superiore a 60, con un rinvio non superiore a 60 giorni per raccogliere il materiale, demandando all'UEPE il fascicolo per fare il cosiddetto programma per la pena sostitutiva, e poi le parti si ripresentano davanti al giudice e a quel punto viene formulata la pena
sostitutiva, viene organizzata la pena sostitutiva. Quindi diciamo, a questo punto cosa succede? Fermo restando la possibilità di fare appello per quanto riguarda le pene della semilibertà sostitutiva della detenzione domiciliare, non per il lavoro di pubblica utilità, perché sono sentenze non appellabili, poi a quel punto, quando le sentenze diventano definitive, cioè quando viene apposto la notazione del passaggio in giudicato, questi dispositivi, che sono già organizzati, perché se voi avete avuto modo di vedere, ad esempio sul sistema penale, è stato pubblicato un primo dispositivo di detenzione domiciliare che è stato già emesso dal Tribunale di Milano, e sono dei dispositivi con tutte le prescrizioni che sono di legge, perché poi la legge prevede una serie di prescrizioni obbligatorie, con tutti dei contenuti, e il pacchetto così com'è, questa sentenza così com'è, viene mandata dal pubblico ministero, cioè l'ufficio esecuzione del pubblico ministero, viene mandato previa notifica a tutte le parti al magistrato di sorveglianza, il quale riceve questa sentenza e la ratifica e la mette immediatamente in esecuzione. Quindi il tempo che passa tra il passaggio dal giudice di cognizione al magistrato di sorveglianza dovrebbe essere un tempo molto ridotto, in maniera tale che quel lavoro che il giudice di cognizione ha fatto dovrebbe essere un lavoro attuale quando arriva per la ratifica da parte del magistrato di sorveglianza. Questo per evitare il riproporsi di un fenomeno così allarmante come quello che vi ho detto, dei famosi 90.120 che sono lì che aspettano di espiare le loro pene. L'ultima cosa, e poi concludo, che per rendere appetibile questo sistema, che è vero risentiva di questa mancanza dell'affidamento in prova, voglio far presente che le due misure paradetentive, cioè la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, una volta arrivate a metà pena, quindi una volta che si è espiata la metà di quella pena che è stata applicata dal giudice di cognizione, può essere domandato al magistrato di sorveglianza con la procedura semplificata, quindi con una procedura più veloce rispetto a tutto il resto, che il resto, la seconda metà di quella pena venga espiata in affidamento in prova al servizio sociale. Quindi alla fine, male che vada, cioè se va tutto molto bene, una persona si fa metà pena in pena sostitutiva un pochettino più restrittiva, ma come vi ho detto, pur sempre una detenzione domiciliare, uno può star fuori di casa 12 ore, e poi essere declinata in affidamento in prova e quindi tornare a quello che è il regime più ampio, che è quello delle misure alternative sulle cosiddette pene detentive. Ecco, più o meno queste sono le novità che vi ho raccontato sotto il profilo del diritto sostanziale e del diritto processuale. Aggiungo una cosa che poi magari ci ritorniamo dopo, perché c'è la dottoressa Paparone, che per cercare di, ecco, un altro intervento interessante, poi sempre per l'obbligo di semplificazione e di ampliamento della risposta, è quello dell'ampliamento della messa alla prova. Oggi la messa alla prova può essere effettuata su un numero di reati molto più vasta, perché si è molto ampliato il parterre dei reati mappabili. E poi l'altra cosa che volevo dire è che Milano ha elaborato, forse come primo tribunale in Italia, queste linee guida operative per l'applicazione delle pene sostitutive, delle pene detentive breve, che è un tentativo di incanalare un lavoro nella direzione giusta. È un lavoro che è stato fatto molto in fretta per cercare di evitare, perché si cominciava a vedere qualche applicazione un po', quindi abbiamo cercato di fare delle linee guida in cooperazione con l'UEPE
il Consiglio dell'Ordine, la Camera Penale, e il Tribunale e la Corte d'Appello e i magistrati di sorveglianza, in cui semplicemente sono indicati quelli che sono i passaggi che ogni parte dovrebbe fare per cercare di far funzionare meglio il sistema. Quindi si è elencato un po' quello che si deve fare, si sono specificati alcuni passaggi, ivi compreso la non obbligatorietà sempre comunque di interpellare l'UEPE, perché a volte non è necessario e non c'è bisogno, appunto per evitare che l'UEPE esploda, e poi anche sono stati indicati per una forma di responsabilizzazione anche degli avvocati quelle che potrebbero essere, dovrebbero essere, la documentazione che noi possiamo mettere a disposizione del giudice e dell'UEPE al fine della costruzione di queste pene programma. Sempre perché in fondo, come dico spesso, noi siamo quelli che conosciamo di più le storie dei nostri clienti, dei nostri assistiti, e quindi siamo un po' noi, anche nel nostro interesse, che dovremmo essere attivi nel mettere a disposizione quel bagaglio di conoscenza che può essere di grande supporto a chi deve, per chi deve decidere, quindi per l'UEPE e per i giudici. Però magari su questo passiamo poi al secondo giro, per comunque questo protocollo è reperibile abbastanza dovunque, poi magari ve lo giriamo per le vostre zone. Grazie. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio per questo invito. Il mio compito è un po' più complesso di quello dell'amica Antonella, perché, guardate, questa è la riforma, la normativa in tema di giustizia riparativa, tu te la sei potuta cavare con qualche articolo. Se io dovessi analizzare uno per uno tutti gli articoli che riguardano il nostro lavoro, che ha introdotto in modo per la prima volta nel nostro ordinamento in modo organico la giustizia riparativa, faremmo notte. Quello che voglio dire, anche rispetto a quello che è stato detto prima dall'amico che ci aveva raggiunti, che si tratta di un allineamento a quello che è un paradigma a livello internazionale, cui il tessuto nazionale si richiama, seppure attuando molte specificazioni significative. Cioè il nostro lavoro rispetto a quello che è la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 18, le guideline del 2007, la direttiva del 2012, eccetera, eccetera, compie molte innovazioni e si sistematizzano delle esperienze già presenti e maturate nelle varie realtà locali, perché come sappiamo fin dal 1997-98 la giustizia riparativa in qualche modo è stata introdotta e applicata soprattutto a livello minorile, sostanzialmente in tutti i distretti della Corte d'Appello italiana. Non solo, il tavolo 13 aveva prodotto dei documenti, parlo del tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, aveva prodotto un importante documento che era poi confluito in un articolato della Commissione Cascini, che non ha visto la luce per motivi politici che non sto qui a ricordare, e ci sono stati altri precedenti che hanno cercato di segnare il passo per l'introduzione della giustizia riparativa, per esempio quello dell'onorevole Davis Dory, presentato il 26 marzo 2020, che riguardava disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione penale minorile. Quindi, voglio dire, c'è stato un tentativo
da varie parti di entrare legiferando almeno o nell'esecuzione penale per quanto riguarda l'articolato della Commissione Cascini o in campo minorile per quanto riguarda il progetto di legge Doris Devi, ma sostanzialmente siamo arrivati, a parte qualche norma sul giudice di pace, completamente, possiamo dire, vergini alla stesura di questa normativa. Ecco, la manovra Cartabia naturalmente ha lavorato molto anche su altri aspetti. Abbiamo già sentito quello delle pene sostitutive, ma è stato dato un nuovo risalto al giudice della cognizione. È stata valorizzata moltissimo la sede esecutiva quale momento di realizzazione della giusta pena, e venendo finalmente alla giustizia riparativa, io credo che più che nella deflazione processuale, che insomma è stato un po' il motivo diciamo che ha dato là perché si potesse finalmente legiferare, nel senso che ce lo chiede l'Europa, bisogna velocizzare i processi, eccetera, eccetera. Beh, io credo che invece il tratto più rimarchevole stia nel cambiamento assiologico che deriva dall'accostare l'approccio riparativo ai tradizionali sguardi risocializzativo e retribuzionista, offrendo un nuovo linguaggio, una nuova semantica alla giustizia. Questa è la cosa importante, evidenziando una nuova collocazione sia alla persona cui l'offesa è riferita che alla vittima, coinvolgendo la comunità stabilendo anche i luoghi in cui questi soggetti si incontrano e i tempi per la riparazione. Si tratta di tessere legami tra le persone e di rigenerare il tessuto connettivo che lega al loro ambiente di vita. Non sono cose, come dire, delle noccioline, e ci voleva proprio la ex ministra Cartabia per avere il coraggio di dare un respiro. Cioè, quando in una legge voi trovate delle parole come equiprossimo, capite veramente che stiamo facendo un salto di paradigma infinito. Cioè, il mediatore deve essere equiprossimo ai partecipanti. Ma quando mai si trova una parola equiprossimo dentro una norma che ha anche, come dire, delle ricadute sul processo penale, e quindi anche arrivare poi alla definizione di una sentenza? Quindi c'è una plurisemanticità evidente che il contesto riparativo reca con sé, che promuove un assetto valoriale della giustizia penale diverso dal pregresso. Io credo che sia importante, iscrivendosi nell'idea di solidarietà, di ragionevolezza, che sono tracciate dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, ricordare che l'obiettivo riparativo intende pacificare i conflitti in chiave di complementarietà rispetto alla tradizionale risposta penale. Cioè, è chiaro che la giustizia penale ha una funzione di pacificazione dei conflitti. La giustizia riparativa arriva a questa idea con una semantica, con un linguaggio, con una logica completamente differente. È un modello di giustizia fondato sull'ascolto, sull'incontro, espressivo di un, come io amo definirlo, meticciato di logiche, non tutte riflesse nella visione dogmatica del diritto. E se voi guardate l'impianto e guardate la mutazione dei lemmi riferibili
ai principi, agli scopi, oltre che alle tradizionali soggettività processuali, vi renderete conto di quello che sto dicendo: volontarietà, libertà, eguaglianza, dialogo, incontro, riservatezza, equiprossimità, complementarietà, vittima, persona cui l'offesa è riferita, esito riparativo. Ecco, tutte queste espressioni io credo che produrranno delle fortissime resistenze culturali, anzi le stanno già producendo, naturalmente io credo che insomma bisognerà molto lottare per riuscire a far entrare l'idea che una giustizia mite è complementare alla idea di una giustizia che, penale, che comunque si sta facendo sempre più prossima alle persone, perché mentre parlavi proprio l'espressione che mi veniva in mente era la questione della prossimità, perché quando tu usi, non è la prima volta che te la sento dire, che il giudice deve alzare lo sguardo sulla persona significa farsi prossimo, perché e non a caso c'è questa questione del sentencing, che è una parola che importiamo, ma che finalmente, no, c'era addirittura un progetto Pisapia del 1900, cioè prima del nuovo processo, della riforma dell'88, che già voleva introdurre un processo bifasico. Qui siamo in una sorta di un processo bifasico, ma torniamo a noi, scusate, però sono tanto, cioè così, ti ammiro tanto e sento tanto. Esatto, proviamo a sollevarci, perché il malumore serpenteggia tra le file, come dicevano Cocchi e Renato. Ecco, la giustizia riparativa è e rimane una chance, non è mandatoria, non implica contraccolpi probatori impliciti. Qui mi viene in mente proprio la mia amica Claudia Mazzucato, quando dice non restituire il colpo che prende a prestito da niente po' di meno che Primo Levi questa espressione. La responsabilizzazione rispetto al fatto che non è la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa, qui la nuova semantica per definire il reo, non più il reo, che è una parola che racchiude in sé già appunto semanticamente la colpevolezza, la responsabilità penale, persona indicata come autore dell'offesa. Ci abbiamo messo credo 15-20 ore a trovare questa espressione, perché non vi dico questa commissione, che era composta tra l'altro non con il manuale Cencelli, ma da persone tutte di elevatissima capacità, fin troppe, perché quantità di elementi che di suggerimenti che arrivavano ogni tanto mi hanno prodotto una leggera mal di testa, ma comunque ce l'abbiamo fatta a uscirne. E che cosa vi devo dire adesso? Cioè, di che cosa vi devo parlare? Io non lo so. Cioè, onestamente faccio fatica, perché dette queste cose che sono dei principi di carattere, cioè dei concetti di carattere generale, avrei solo il dovere di scegliere. Io pescherei qua e là qualche cosa, poi magari attraverso le domande, anzi a me piacerebbe forse che iniziassero subito le domande, però cerco di dire qualche cosa che credo possa essere più interessante per voi. Non posso prescindere dalla definizione di giustizia riparativa. Questa no, perché ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come articolo
1, cioè articolo 42 in realtà, indicata come autore dell'offesa e altri soggetti appartenenti alla comunità, di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario. Quindi vedete proprio come c'è questa idea di un passaggio dalla passività di una persona, parlo della persona indicata come autore dell'offesa, ma anche della vittima, che sono di fronte a un magistrato che assegna una responsabilità, che attribuisce una responsabilità e eventualmente attribuisce anche una pena, cioè una, come si dice? No, vabbè, in questo momento mi sfugge il termine. Ecco, qui invece le persone, cioè i partecipanti, diventano dei soggetti attivi, i quali possono partecipare veramente in modo consensuale. Ci vuole il consenso, che deve essere attivo e volontario, alle questioni, alla risoluzione delle questioni che derivano dal reato, quindi quelli che io chiamo gli effetti distruttivi del reato, con l'aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato, denominato mediatore. Quindi diciamo che è molto importante comprendere come tutte queste persone si trovino all'interno di fronte a un mediatore per lavorare a raggiungere un esito riparativo. Questo è un altro degli spunti che desidero condividere con voi. Che cos'è un esito riparativo? L'esito riparativo sostanzialmente è quell'accordo che i partecipanti devono, a cui giungono i partecipanti con ovviamente l'aiuto del mediatore, e devono raggiungerli in modo consensuale, e questi esiti riparativi devono essere ragionevoli e proporzionali. Questo che cosa significa? Che anche sulla base dei documenti internazionali devono consistere in adempimenti equilibrati proposti dagli stessi partecipanti, ma sui quali i mediatori devono intervenire se ne ravvisano l'eccessiva gravosità. È importante capire che l'esito può essere simbolico o materiale. Questo ce lo dice l'articolo 56 della nostra normativa. E che cosa vuol dire lavorare per raggiungere un esito simbolico? Significa che le parti, per riuscire a definire un livello satisfattorio, i partecipanti per riuscire a definire un livello satisfattorio in cui appunto per esempio la vittima può ritenersi riparata simbolicamente da parte della persona indicata come autore dell'offesa, può ricevere dei gesti che sono volti a ricostruire positivamente la relazione fra le parti e sono capaci di testimoniare il cambiamento del clima nel rapporto fra loro, ma anche nel rapporto fra le parti e la comunità di appartenenza. Quindi possono essere scuse formali, dichiarazioni, impegni comportamentali, anche pubblici o rivolti alla comunità,
accordi relativi alla frequentazione di persone, luoghi, eccetera, eccetera. L'esito può essere anche materiale e su questo però non mi soffermerei molto perché non credo che qui possa interessare, eventualmente poi in sede di domande ci possiamo concentrare di più. Ecco, proviamo a vedere quali sono i principi generali e gli obiettivi dei programmi di giustizia riparativa, perché di alcuni abbiamo già detto: la partecipazione attiva e volontaria, l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa. Io credo che vada sottolineata in modo importante la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma, perché il tempo della mediazione non è Cronos ma Kairos, cioè le parti, i partecipanti devono maturare dentro di loro questa giustizia dell'incontro e per maturarla necessitano di un tempo che non è quello processuale. Allora anche qui noi ci siamo scontrati tantissimo perché io avrei voluto che come per i reati procedibili a querela dove c'è la sospensione fino a 180 giorni, anche nel processo di cognizione ci potesse essere, non parlo dell'esecuzione della pena dove lì vabbè il tempo è dilatato, ma invece nel processo di cognizione ci potesse essere una sospensione del processo fino a 180 giorni per dare alle ai partecipanti la possibilità di maturare il desiderio, la volontà di incontrarsi e di arrivare a quella riparazione simbolico materiale di cui sopra. Questa proposta è stata bocciata dalla stessa ministra Cartabia, che mi telefonò per dirmi non se ne parla neanche, proprio perché l'Europa ci chiede esattamente il contrario. E allora che cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto lasciare, cioè sono riuscito a introdurre all'articolo H, cioè la lettera H dell'articolo 43, questa frase che ci dice che i mediatori hanno un tempo necessario per svolgere un programma, questo tempo naturalmente implica che se cioè che il processo scorre naturalmente parallelamente e che se la mediazione per caso non riesce a concludersi in primo grado e si concluderà più avanti, i suoi eventuali effetti a livello sanzionatorio saranno considerati in appello o eventualmente anche più avanti, cioè nel caso in cui dalla Cassazione poi si ritorni indietro. Ecco, quindi vedete anche qui la complessità delle questioni che io sto solo indicando come alcuni aspetti. Un altro aspetto è quello del riconoscimento della vittima, naturalmente. Riconoscere la vittima, sempre all'articolo 43, comma quarto, no, anzi, comma 2, che cosa vuol dire riconoscere la vittima? Riconoscere la vittima significa che bisogna riconoscere la cifra emozionale dell'offesa e i sentimenti sociali che derivano dal fatto di reato, quindi non solo dalla persona
indicata come autore dell'offesa, ma anche da parte dell'intera comunità. E poi promuove sempre la giustizia riparativa nella persona indicata come autore dell'offesa l'assunzione di una responsabilità. Qui si parla di responsabilità, ma non più in termini di questa responsabilità, come dicevo prima, assegnata da un magistrato, ma una responsabilità che nasce all'interno dell'incrocio e dello sguardo tra volti, tra i partecipanti, quindi una responsabilità di una persona verso l'altra, esplorando il contenuto e il significato della norma violata ed entrando in contatto con l'esperienza esistenziale della vittima di reato. Quindi io mi costruisco la responsabilità sostanzialmente incontrando l'altro. Ecco, io salterei quanto, non so quanto ho ancora, no, beh, quanto voglio non credo, ecco, no, direi che forse è importante passare un pochino alle questioni che riguardano più che il diritto all'informazione, ecco, il consenso, e poi magari passare ad alcuni aspetti che riguardano l'organizzazione, perché per voi è importante avere chiari gli aspetti che riguardano l'organizzazione. Ecco, il consenso, come dicevo, alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. Ed è qualche cosa che deve essere reso, il consenso, non al magistrato, ma al mediatore. E qui è molto importante questa distinzione, perché ci dice che anche in relazione a tutta una serie di polemiche che sono nate in base a questo famoso articolo 129 bis del codice di procedura penale, che non sto qui a richiamare, comunque il giudice non è il magistrato o il pubblico ministero a dover accogliere il consenso. Il magistrato o il pubblico ministero devono raccogliere eventualmente solo la disponibilità a recarsi in un centro di giustizia riparativa, dove il consenso verrà costruito insieme ai mediatori. E quindi potrà sempre essere giocato in senso positivo o in senso negativo. Si potrà dare il proprio consenso, e poi qui c'è una importantissima distinzione anche per gli infra-quattordicenni e gli ultra-quattordicenni, dove non entro nei particolari, ma si stabilisce che anche l'infra-quattordicenne ha sostanzialmente il diritto di esprimere il suo assenso a un eventuale percorso di giustizia riparativa. Ecco, proviamo a vedere quindi un attimo le questioni che riguardano le questioni, diciamo, forse più organizzative, perché è talmente complessa questa materia, come potete immaginare. Ecco, io partirei un attimo dalla formazione dei mediatori, perché molti di voi si chiederanno come facciamo a diventare mediatori. Lei non se lo chiede, ma alcuni se lo chiederanno, soprattutto chi appartiene al terzo settore, eccetera, eccetera. Ecco, la formazione dei mediatori esperti che cosa deve assicurare prima di tutto?
deve assicurare delle conoscenze, delle competenze, delle abilità, dei principi deontologici necessari a svolgere con imparzialità, indipendenza, sensibilità e equiprossimità i programmi di giustizia riparativa. Quindi si tratta di acquisire delle competenze, delle abilità che consistono in una formazione iniziale e in una formazione continua. Io ho, insieme a Mazzuccato e a Giuffrida, insistito perché in questa norma primaria, è materia che in genere è collocata nei decreti attuativi, invece ho proprio voluto che nella norma primaria ci fosse scritto che un corso, la formazione iniziale, consiste in almeno 240 ore di formazione. Questo perché? Perché trovarsi di fronte una persona, e vado subito sul brutale, che ha violentato una donna e la sua vittima, e provare a lavorare sugli effetti distruttivi di questo conflitto, di questa tragedia, non è una cosa di fronte alla quale ci si può improvvisare. Io 2 settimane fa ho fatto una mediazione per incesto tra un fratello e una sorella, lui di 17 e lei di 14 anni, e potete immaginarvi la complicazione delle questioni che sono state portate all'interno di questo contesto. Ora, oltre a queste 240 ore, per diventare mediatore ci vogliono 100 ore di tirocinio presso uno dei centri per la giustizia riparativa di cui all'articolo 63. Ecco, la formazione consiste in una parte teorica e in una parte concreta, pratica. La formazione teorica sarà erogata dalle università, mentre quella concreta, quella pratica, che mira a sviluppare le capacità di ascolto, di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, viene erogata dai centri per la giustizia riparativa, che operano in collaborazione con le università, attraverso delle persone che vi lavorano da almeno 5 anni e che sono iscritte in un particolare elenco presso la conferenza nazionale, che deve istituirsi attraverso i decreti attuativi che dovranno essere portati a termine entro giugno. Ecco, questi formatori potranno essere quelli che erogheranno questa formazione ai nuovi mediatori. Quindi il percorso sarà abbastanza complesso, perché ci sarà un esame al termine di questa formazione e poi ci sarà l'iscrizione in questo elenco, che naturalmente anch'esso deve essere istituito. Non so se ancora qualche minuto, io vado avanti, no? Potrei andare avanti per un paio di giorni. Quali sono, se questo ci vuole una laurea non inferiore al titolo di studio, non inferiore alla laurea triennale, e al superamento di ammissione di una prova di ammissione culturale attitudinale per entrare a far parte di questi corsi. Veniamo un attimo alla questione che riguarda eventualmente le disposizioni transitorie, cioè non vi sto a raccontare come
si dovranno un po', diciamo, costruire le conferenze locali per la giustizia riparativa, perché sono piuttosto complesse. Diciamo che non si è voluto costruire cioè si sono volute individuare diciamo delle conferenze locali e non costruire un sistema centrale per la costruzione dei centri di giustizia riparativa disseminati su tutto il territorio. Quindi una delocalizzazione, una decentralizzazione, non viceversa un tentativo di gestire a livello centrale, proprio perché noi abbiamo la necessità di tenere conto delle esigenze di ciascun territorio e di ciascuna realtà locale. Diciamo che di chi si possono avvalere i centri? Questo mi sembra molto importante, perché una volta che questi centri per la giustizia riparativa saranno costituiti, i centri possono avvalersi di mediatori esperti che fanno parte dell'ente locale di riferimento. Cioè, quindi, per esempio, noi adesso a Milano abbiamo un centro di giustizia riparativa, due dei nostri mediatori sono dipendenti del Comune di Milano. Sono esperti formati e quindi sono mediatori esperti dell'ente locale di riferimento. Ma i centri possono dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e seguenti del decreto legislativo 2016, cioè del codice dei contratti pubblici. Quindi diciamo che l'ente locale può dotare i centri di mediazione attraverso dei contratti di appalto in cui appunto si appalta ad alcuni mediatori esperti la possibilità di esercitare questo ruolo attraverso questa forma giuridica, oppure avvalendosi di enti del terzo settore, anche qui ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, codice del terzo settore, che è quello che per esempio facciamo noi a Milano, cioè c'è questa cooperativa alla quale viene del terzo settore e viene che eroga tutti i servizi di mediazione ai sensi di una convenzione che è stipulata con il Comune di Milano. Ecco, in questi contratti di appalto nella convenzione sono indicate le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi, le modalità di copertura assicurativa e tutto quanto è necessario. Quindi vedete che insomma le questioni sono estremamente complesse. Stiamo cercando di creare una macchina che, se fosse rimasto in vigore il governo precedente, onestamente sarebbe, cioè tutti i decreti attuativi che sono necessari per mettere in piedi tutto quello che sto dicendo, parlo della seconda parte del mio discorso, sarebbero già stati scritti. Io credo che non abbiano ancora toccato penna, perché hanno altri problemi a cui pensare in questo momento. Comunque, ripeto, entro giugno
teoricamente questi decreti dovranno essere scritti e quindi noi dovremmo avere ben articolati tutti i passaggi devono essere attuati per costruire la conferenza a livello nazionale, le conferenze a livello locale, le modalità con cui reclutare i mediatori e le modalità con cui istituire questi elenchi dei mediatori stessi. C'è poi la questione delle norme transitorie, che anche questa è molto delicata, però penso che ne possiamo parlare in un altro momento. Io ho fatto veramente i salti mortali per cercare di, come dire, restituirvi qualche aspetto che naturalmente tocca in modo proprio superficiale, devo dire, questioni che invece andrebbero ciascuna trattata, per esempio solo quella del consenso, in modo molto analitico, e non mi sono assolutamente addentrato sulle questioni processuali che riguardano, per esempio, appunto l'invio anche d'ufficio da parte dell'autorità giudiziaria, sulla quale le camere penali hanno vomitato pagine di strali, a mio modo di vedere, in modo estremamente, come dire, provocatorio e un po' strumentale, però per carità, probabilmente ci sono anche ragioni e preoccupazioni concrete, perché noi non sappiamo come e quanto i magistrati vorranno venire incontro a queste norme. Bisognerà fare una sensibilizzazione estremamente accurata e cercare di evitare che, come si sente già dire, questa cosa fallirà subito, perché si è cercato di far fallire tutto il modello rieducativo e risocializzativo, e noi sappiamo che invece, anche se questa espressione sta molto stretta a tanti di noi, autoriflessività che può portare una persona che comunque è detenuta a lavorare su se stessa e, come amo dire io, sulla propria cosmologia in relazione ai reati commessi, è un'opportunità esistenziale straordinaria che non deve necessariamente arrivare a rieducare la persona, ma metterla nella condizione di ragionare in modo più autonomo rispetto, per esempio, alle relazioni di dominio con le quali può aver vissuto in rapporto alla criminalità organizzata o a altri contesti dentro ai quali ha costruito appunto il proprio cosmo deviante. Io credo mi fermo qui per il bene vostro e mio, e vi aspetto le domande che vorreste fare. Grazie a entrambi. Si intuisce da tutte e due le relazioni un impegno e, personalmente dico, una tenacia che dice che la posta in alto, la posta è troppo alta per mollare, ecco, almeno credo che facciamo nostro questa sensazione. Facciamo 5 minuti di pausa per permettere il cambio di tavolo e la registrazione, un attimo la sospensione del web, e riprendiamo poi subitissimo con le domande.
Va bene, ricominciamo. Bentornati, ben ritrovati. Sono Andrea Molteni, area carcere giustizia di Caritas Ambrosiana. Condurrò un po' questa seconda parte con degli interventi programmati e poi spero che ci sia uno spazio vivace di dibattito, perché poi mi sembra importante interloquire con i due relatori principali, che ringrazio davvero tantissimo, perché lo sapevamo, ma anche oggi abbiamo avuto la prova, hanno saputo tradurci in maniera comprensibile temi, argomenti che sono sempre difficili da masticare per chi non naviga agevolmente tra gli articoli del codice. Quindi grazie mille per la ricchezza degli interventi. E iniziamo l'apertura delle domande. Intanto invito chi sta seguendo su YouTube a cominciare a fare, se ce le ha, delle domande sulla chat, che poi verranno proposte ai relatori, quindi noi le raccogliamo e riproporremo le domande. Cominciate fin da adesso in modo che riusciamo a raccoglierne un po'. E apriamo la parte di dibattito con degli interventi programmati, perché abbiamo pensato che alcune persone, per l'osservatorio particolare che hanno, potessero aiutarci a interloquire e a discutere con Antonella e con Adolfo. Il primo a cui abbiamo chiesto di intervenire, con interventi brevi, chiedo al massimo una decina di minuti per lasciare spazio poi anche al pubblico, è Francesco Maisto, che credo lo conosciate, comunque è garante per le persone private della libertà del Comune di Milano, è stato per tutta la sua vita... sì, c'è una brocca, se no... magistrato, conosce quindi molto bene le materie di cui parliamo. A te, Francesco. Allora, grazie per l'invito. Io inizio con una confessione. Naturalmente non è la confessione penitenziale, la confessione che, nel senso che mi sono convertito a queste tesi, a questi problemi. Negli anni ho espresso sempre tante perplessità, sia verso le sanzioni alternative in sentenza, sia verso la giustizia riparativa, indicando i tanti motivi che oggi non posso riassumere, ma che indico molto sinteticamente: nella legislazione allora vigente non c'era una legge organica, e nel clima, nella cultura, ma soprattutto nell'orizzonte valoriale del paese, degli operatori penitenziari e degli operatori sociali compresi. Ho cominciato a rivedere le mie posizioni a partire dai lavori degli Stati Generali dell'esecuzione penale e poi con le commissioni di riforma della ministra Cartabia, ma il punto centrale era l'effettiva volontà di ridurre la centralità del carcere e la ripresa da parte del giudice di cognizione di un suo ragionamento, di una sua capacità di maneggiare le pene. E questa è la sostanza del problema del giudice di cognizione, cioè non è un clinico sostanzialmente, è uno che non sa, uso brutte parole, amministrare la sofferenza, non lavora sul tempo. Ecco, parlerò prevalentemente di giustizia riparativa. L'amico Ceretti ricorderà tracciai il percorso della mia nuova adesione, l'udienza che feci alla commissione ministeriale da lui presieduta, il 5 maggio del 2022, ma in precedenza avevo sempre scritto critiche sulla giustizia riparativa. Nel 2011 avevo scritto il rapporto, è brutta l'autocitazione, ma lo devo dire così, faccio molto più presto, il rapporto tra autore e vittima di reato nel corso dell'esecuzione penale, quando eccezionalmente viene messo a fuoco, rischia oggi, nella pratica penitenziaria, di ridursi a tecnica di colloquio paraclinico o di generica mediazione, lasciando fuori i grandi temi della verità, della responsabilità, del potere e dell'autorità, che invece fino ad oggi sono apparsi strutturalmente correlati con il ravvedimento e con la rieducazione, e non con la riparazione.
Fino ad oggi il discorso sulla pena ha posto l'accento sul colpevole e in qualche misura ha perso di vista la vittima. Ma il terreno scabro dei rapporti vittima-reo deve avere dei paletti certi. E io mi soffermerò un po' su questa necessità di paletti certi, parlando dei rischi di una implementazione di giustizia riparativa senza paletti certi. Ecco, al contempo la funzione riabilitativa della pena, intesa come lo sviluppo di un percorso di reinserimento sociale del condannato, dicevo, esce dalla scena e sembra non interessare più. Vi sono motivazioni teoriche più profonde, sulle quali è complesso soffermarsi ora, ma ve sono due più immediate e dirette, che hanno penetrato un modo nuovo di intendere le misure alternative, in gran parte dalla magistratura di sorveglianza. Innanzitutto la sfiducia nella funzione riabilitativa della pena. Secondo, la convinzione che le misure alternative svuotino la pena e non rappresentino altro che un'amnistia mascherata. Invece, la funzione riabilitativa è il cuore della misura alternativa. Qualsiasi intervento nella direzione della riparazione deve essere condizionato dalla compatibilità con il percorso riabilitativo e non deve essere ricercata ad ogni costo, anche quando non abbia alcuna specifica vitalità. Le liturgie sono sempre a rischio ipocrisia e non portano molto lontana, insegnava l'amico Alessandro Margara. Poi mi è sembrato che cambiasse l'orizzonte valoriale. Ho intravisto e pensato. Questa doppia sfiducia non può continuare. La funzione rieducativa della pena, secondo Costituzione, è la funzione principale della pena stessa. Ho avuto risposte al mio quesito durante questi ultimi anni. Posto che già rieducazione e ravvedimento possono coincidere anche solo parzialmente, ma possono anche presentarsi in forme irrelate. La riparazione come si atteggia rispetto alla rieducazione e rispetto al ravvedimento? La relazione di accompagnamento alla legge dice una cosa fondamentale su questo punto. Dice: la giustizia riparativa non deve essere confusa con gli strumenti del trattamento penitenziario, ma nello stesso tempo obbliga le autorità pubbliche a favorire, proprio nella cornice tracciata dal trattamento, il ricorso libero e spontaneo a percorsi di giustizia riparativa. Ripeto la mia convinzione che lo strumento rilevante di tale riflessione non sia quello di come si possa definire il danno apportato alla parte lesa. Tra l'altro, in molti casi, una persona offesa, una parte offesa non c'è. I relativi reati agli stupefacenti sono un esempio significativo. Ma fuori da situazioni definite, il discorso può essere spesso inutile e talvolta anche dannoso. E poi bisogna sempre considerare che il trascorrere del tempo consolida dal lato della vittima il risentimento, come ha insegnato Ameri, la rimozione o positiva elaborazione dell'eventuale trauma. In tutti i casi l'attenzione tardiva verso la vittima favorirebbe solo, nella maggior parte dei casi, una inaccettabile riapertura dei sentimenti offesi. Nonostante queste difficoltà interne ad una teoria coerente della sanzione penale, il cambiamento di direzione verso la riparazione e le possibilità riconciliative date dai meccanismi di mediazione va valutato come positivo dal punto di vista etico. Oggi, e non nel 2011, quando scrivemo, mi convincono le proposizioni normative in tema di accessibilità soggettiva e oggettiva e la valutazione degli esiti, nonché le nuove norme o riscrittura di quelle vecchie, il 656, terzo comma del codice di procedura penale, e tre norme fondamentali del codice dell'ordinamento penitenziario, l'articolo 13, l'articolo 15 bis, l'articolo 47, dodicesimo comma. Il programma di giustizia riparativa, pur con questa ridefinizione con le nuove norme, non deve mai rappresentare un alibi per la magistratura di sorveglianza per ritardare la decisione sulla misura alternativa.
la confidenzialità delle notizie apprese nell'ambito del programma riparativo nella valutazione del giudice penale non possa sortire pregiudizio a svantaggio del condannato. E poi bisogna evitare altri rischi, i rischi della banalizzazione, il rischio delle formulette, il rischio delle parole di moda, il rischio delle ibridazioni e delle distorsioni. Ne abbiamo avuto esempi prima che ci fosse la legge, ora a man bassa ci si può correre questo rischio. Pensate per esempio banalizzazioni ad opera della stessa amministrazione penitenziaria. Pensate al progetto Mi riscatto per. Quando mai si pensa che un condannato sia un sequestrato in modo tale che si debba pagare un riscatto per liberarlo? Allora lo Stato è il sequestratore, il condannato è il sequestrato? Anche l'uso delle parole è significativo di certi concetti. E poi altri slogan che vengono utilizzati, per esempio i lavori di pubblica utilità intesi come attività riparativa. Se non avete avuto modo di vederlo fino ad ora, andate a visitare la mostra della storia della pena che è stata fatta nella Casa di Reclusione di Milano Opera. C'è una parte dedicata alla giustizia riparativa. Vedete a che cosa è ridotta la giustizia riparativa. Vedete a che cosa è ridotta. I lavori forzati. Aveva ragione allora Claudia Mazzuccato quando in tempi non sospetti scriveva: i lavori di pubblica utilità non sono e non possono essere giustizia riparativa. Ecco, certo, non si possono tacere gli ostacoli strutturali all'affermazione della giustizia riparativa, sia in giudizio sia in sede penitenziaria. Ci sono gravi deficienze organizzative nei vari sistemi interessati, penitenziario, socioassistenziale e giudiziario. Già oggi limitano di fatto il ricorso alle misure alternative. Sono circostanze ben note: l'inadeguatezza degli organici del personale delle aree trattamentali, l'irrazionale interesse che si è formato in questi anni intorno al carcere all'esecuzione della pena, e c'è un'aspettativa eccessiva che è sproporzionata alla povertà di impegno e di risorse di quell'ambiente. Sono convinto che il successo della riforma riparativa dipenderà essenzialmente dal funzionamento e dalla messa a punto della macchina organizzativa che sosterrà la giustizia riparativa. E quindi il discorso sui centri per la giustizia riparativa, la relazione tecnica al decreto 150, dice opportunamente che potranno essere finanziati mediante trasferimento di risorse agli enti locali a valere sulle disponibilità del fondo, di cui all'articolo 67, considerato che l'onere stimato in euro 290.000 annui è stato calcolato in via prudenziale sulla base di un numero medio di strutture pari a 2 all'interno di ciascun distretto di corte d'appello. 2 centri per la giustizia riparativa. Certo, viene da chiedersi, anche sulla scorta degli esiti della giustizia riparativa davanti al giudice di pace, cosa resterà per i microconflitti quando saranno utilizzate tutte queste somme di denaro? E poi ci sarà il problema al quale già faceva riferimento Ceretti sulle conferenze locali, che dovranno innanzitutto partire con la ricognizione delle attività che già ci sono in corso, ma che erano iniziate prima della legge. Allora, bisogna approfondire alcuni punti fondamentali. Il comune come soggetto erogatore di servizi, il comune come soggetto committente, quale ruolo deve avere? Il comune come datore di lavoro per i mediatori, il comune come decisore politico. Ecco, questi sono tanti titoli di capitoli di approfondimenti che andrebbero fatti. Ma sono approfondimenti che vanno fatti in questi 4 mesi. Ci sono 4 mesi. Perché non si è partito molto bene, a dir la verità, perché già c'è stata la proroga fino al 30 giugno del 2023. Vedremo se ci saranno altre proroghe per l'entrata in vigore oppure no. E poi andrebbe considerato il potenziale rischio che alla giustizia riparativa si accompagni un utilizzo strumentale della vittima a fini securitari, che certo confligge con le coordinate costituzionali che la giustizia riparativa deve essere riconosciuta. Sulla stessa scia, attenzione, va pure riconosciuta una possibile torsione delle finalità riparative, laddove provochino
o rischino di provocare una vittimizzazione secondaria. La giustizia riparativa chiama in causa il rapporto più generale, non appare, pochi riflettono su questo, il rapporto più generale tra autorità e libertà, tra Stato e persona. E quindi come riuscire a garantire l'accusato fin alle applicazioni concrete di giustizia riparativa, perché anche in quei casi l'accusato va garantito. Ho finito. Allora, la macchina giudiziaria è fondamentale. Antonella Calcaterra parlava già delle, come dire, di qualche levata di scudi da parte di una parte della magistratura. Adolfo Ceretti parlava di una qualche levata di scudi da parte dell'avvocatura. Io mi chiedo se non si riesce effettivamente a erodere questi cristalli che ci sono in questi corpi, e cioè nell'avvocatura, nella magistratura e negli operatori penitenziari, quale fine potrà mai avere la giustizia riparativa? E però lo dico proprio perché siamo qui in Caritas Ambrosiana. Resta un impegno, credo, per tutti, indipendentemente da quale esito effettivo possa avere, quale risultato effettivo possa avere, ma le cose si fanno perché ci si crede, e appunto nell'orizzonte valoriale. Vedete, uno dei punti fondamentali di padre Carlo Maria Martini diceva: occorre anzitutto che la giustizia umana nel suo complesso, quindi anche nell'ambito penale, sia percepita come luogo della lite e della frattura, e più come luogo di composizione dei conflitti, di ristabilimento di armonia sociale nel senso dell'antica Zedakà. Ripercorreva il lungo percorso che aveva fatto il suo confratello gesuita, morto ancora troppo giovane, nel libro La pena e la riconciliazione tra vite. È sempre lo stesso discorso. Chi ci crede continua a fare questi discorsi. Ora abbiamo una legge, bisogna fare in modo che venga attuata effettivamente. Grazie. Chiedo a Brunella di salire. Mentre sale la presento, Brunella Paparone, di UEPE, responsabile dell'area seconda, vediamo se azzecco il numero, quella che si occupa proprio delle sanzioni e della giustizia di comunità. E che quindi ci potrà dire, visto che nelle relazioni di prima si è parlato molto di UEPE, più volte ricorsa il coinvolgimento e il ruolo che UEPE dovrà avere rispetto a questa riforma, ci potrà dare qualche indicazione in merito. Buonasera a tutti. Vabbè, io parto dai numeri, perché naturalmente appunto la riforma Cartabia, diciamo che ancora non vediamo soltanto i primi arrivi, ma partiamo già da una situazione abbastanza drammatica per quanto riguarda l'UEPE di Milano. In questo momento, ad oggi, abbiamo circa 7.500 casi, di cui solo di misure alternative sono quasi 2.800, quindi parliamo di affidamenti in prova, su 40 operatori che lavorano all'interno dell'ufficio. Non parlo delle altre misure perché tanto non... Sì, messi alla prova ne abbiamo, siamo sui 1.600, cioè più o meno 1.600 casi, eccetera. Si parlava di tempi e appunto di cercare di utilizzare delle penne sui bisogni proprio della persona. Con questi numeri mi sembra abbastanza difficile lavorare in questa maniera. Perché? Perché appunto si lavora sull'emergenza e non sulla persona, quindi non si riesce a fare magari un programma di trattamento come individuale, come dovrebbe essere. Le promesse sono naturalmente di avere un rinforzo di organico, ma come San Tommaso io finché non li vedo in ufficio non ci credo. L'onere nostro ormai è quello di fare appunto dei programmi di trattamento.
Per fortuna il buon dialogo con la magistratura, con l'ordine degli avvocati, con magistratura ordine e camera penale, ok? Ha portato a questo protocollo che è stato firmato il 13 di febbraio, che prevede appunto, il fatto che appunto conoscono le nostre situazioni, quello di sgravare un po' il nostro ufficio da quelle che è la redazione proprio del programma di trattamento, e quindi prevederlo solo ed esclusivamente in casi proprio essenziali per quanto riguarda le detenzioni domiciliari, e naturalmente obbligatorio per quanto riguarda invece le semilibertà, che spero e mi auguro che sia l'ultima veramente stadio possibile, però mi rendo conto che effettivamente c'è un onere ulteriore che è previsto nella legislazione, che prevede che l'UEP debba trovare un alloggio per le persone. Quindi in questo caso naturalmente è normale che il rinvio è a tutto il terzo settore con cui si collabora, perché ancora noi non abbiamo alloggio, almeno che non mettiamo ad otta un detenuto domiciliare, non so, potrebbe essere una nuova campagna. Per cui diventa abbastanza difficile. Le buone prassi, diciamo che stanno iniziando a partire, si cercherà appunto di... Ma ancora appunto siamo all'inizio, dobbiamo vedere cosa succederà. Io non ho molto altro da dire, perché appunto l'operatività ancora sta iniziando adesso su quanto riguarda appunto le sanzioni sostitutive, e sono arrivati i primi casi e iniziamo appunto a ragionarci e a lavorarci. I tempi che naturalmente ci richiedono sono i 60 giorni, che cercheremo in qualsiasi maniera di attuare se ci riusciamo e andare avanti. Però è normale, appunto, ripeto, che la collaborazione con i presenti e soprattutto appunto con tutto il terzo settore è necessaria. Grazie. Mi viene da dire tanti auguri di buon lavoro. Corrado Mandreoli per l'Osservatorio Carcere e Territorio di Milano, che è un tavolo autoconvocato di coordinamento tra le organizzazioni del pubblico e del privato sociale che si occupano in qualche misura di materia penale. Ma magari prendo i due minuti che ha risparmiato UEP così. Preparo già. Sì, no, avvisami, mi conosce, quindi. No, volevo partire dal fatto che noi, come osservatorio, ma anche come la Caritas, quando il provvedimento Cartabia è stato, tra virgolette, congelato, mi ricordo che era previsto un seminario di questo tipo già allora, che fu rinviato. Noi facciamo un ordine del giorno pesante, di grande preoccupazione. E la preoccupazione, come dire, non è sparita, ci accompagna, è sorella di vita la preoccupazione, perché viviamo in un paese che ha questa grande caratteristica di emanare delle leggi sicuramente molto avanzate e poi, come dire, di metterci una vita per realizzarne i contenuti. Mi pare che la Basaglia del 78, che è la legge che reimpostava il tema della cura della salute mentale, poi era passata solo come la chiusura dei manicomi, ma non era tanto quello. E oggi, cioè, ci stiamo ancora combattendo per realizzare un obiettivo di questo tipo. Cosa voglio dire? Questa legge, come dice, come si è visto, sancisce un punto di approdo, e lo spirito che ci deve accompagnare, così come ci accompagna sempre, è quello di cominciare a lavorare per la realizzazione degli obiettivi che sono insiti, che sono i cardini di questa legge. In verità noi è una vita che lavoriamo sui temi delle misure alternative, e ci lavoriamo non solo creando le condizioni, ma anche sviluppando, per così dire,
cultura sul tema di quanto sia importante, di quanto siano importanti una lettura della pena che non veda solo nella detenzione l'unico strumento, ma di quanto sia utile non solo per i soggetti che hanno commesso un reato, ma quanto sia utile per la società stessa, per noi stessi, un processo di questo tipo. E allora mi viene da dire che noi siamo in continuità di lavoro con in più uno strumento legislativo che da questo punto di vista non lavora contro, che per noi è importante, sapete perché? Perché noi siamo abituati a remare controcorrente. Noi siamo abituati a remare controcorrente perché, guardate, noi entriamo negli istituti da tanti anni, però siamo sempre vissuti come un corpo estraneo. Appena c'è una difficoltà, i primi a essere stoppati siamo noi, perché diamo fastidio. Invece qui la legge dice che il lavoro che c'è da fare è proprio quello, e cioè è quello di lavorare per la sensibilizzazione perché alcune pratiche siano rese possibili. Cioè quando io vado a San Vittore e parlo e porto dietro e porto dentro Calabresi e faccio discutere i detenuti sul libro che lui ha scritto, quando io porto dentro il libro, i detenuti mi dicono: ma tu sei fuori, perché sono fermi a Calabresi Padre, eccetera, eccetera. Ma dentro quel lavoro di discussione, che cosa c'è se non aprire gli spazi per una loro predisposizione a un cambiamento e ad accogliere una serie di altre situazioni? Cosa c'è quando dico che lavoriamo sempre controcorrente? Durante la pandemia c'era il tema di dare la possibilità a tutti quelli che potevano usufruirne di uscire dagli istituti. La Cassa Ammende predispone dei soldi, dei fondi, per finanziare un housing sociale aggiuntivo. La Regione Lombardia dice che quei soldi non li vuole, perché se ci sono dei soldi da spendere, sono da spendere per l'agenzia, per gli agenti di polizia penitenziaria, non per i detenuti. E allora capite che cosa vuol dire lo spirito che sta dentro alla impronta di questa legge rispetto a questi atteggiamenti. Quanto lavoro c'è da fare, non tanto sul cercare la singola risposta, ma quanto rendere il terreno, il nostro territorio, le nostre comunità disponibili a fare quel passo, di accettare la sfida di essere soggetti attivi in un processo che fa bene alla vittima e fa bene all'autore del reato, ma fa bene alla comunità locale, perché se si sana l'odio, il rancore, il risentimento, cioè stiamo meglio tutti. Allora, qual è il tema? Il tema per noi è continuare questo tipo di lavoro. Sono appena tornati alcuni nostri, Livio, Ivan Lembo, eccetera, hanno firmato un protocollo d'intesa per la realizzazione dello sportello lavoro e dello sportello diritti presso gli istituti di pena di Bollate, Opera e San Vittore. È stato firmato dalle organizzazioni sindacali, dal Comune di Milano, dal provveditore regionale Buffa. E firmare un punto di lavoro comune per affermare un lavoro comune di informazione, di ricerca, di percorsi, di formazione, di inserimento lavorativo, che stanno dentro a questo ragionamento. Allora, qual è, come dire, la richiesta che viene dal nostro mondo, che è appunto l'osservatorio del terzo settore, degli operatori? È quello, appunto, noi vogliamo essere della partita,
non dobbiamo tutte le volte spendere risorse per dire abbiamo diritto di esserci, abbiamo un ruolo, abbiamo un compito. Noi vogliamo lavorare su queste questioni e rendere il nostro lavoro disponibile al sistema. E allora chiederemo semplicemente che se noi siamo soggetti della società che chiedono di partecipare, che questa partecipazione non ci venga fatta soffrire tutte le volte. Facciamo un esempio. Sabato è uscito il nuovo bando per le azioni alle quali noi tutti parteciperemo per avere i finanziamenti per sviluppare azioni sul campo dell'housing sociale. Il bisogno aumenta, le risorse, come dire, diminuiscono. Il meccanismo è interessante perché non è che cambia la cifra, ci dicono che le risorse che erano per 18 mesi adesso sono per 24, le stesse risorse su più mesi, così uno non può dire che ci hanno tagliato i soldi. Perché l'altra cosa, non siamo mai resi partecipi Cassamende ha ancora una volta proposto fondi per realizzare progetti sull'housing, sull'inserimento lavorativo. Noi, memori di quello che è successo l'ultima volta che la regione li ha rifugiati, noi chiediamo che queste disposizioni vengano rese pubbliche. Perché appunto noi, come dire, vogliamo essere certo soggetti che si predispongono a dare la loro attività per favorire quei processi. Però non è che possiamo spendere tutte le nostre risorse per affermare il fatto che ci siamo e addirittura paradossalmente, però questa è una polemica della quale non vorrei, cioè noi sborsiamo i soldi per fare i progetti, l'housing, l'inserimento lavorativo, eccetera, poi veniamo pagati a 180 giorni, cioè facciamo praticamente noi, il privato sociale, la parte più sfigata del modello del sistema economico della Lombardia, facciamo i finanziatori della regione più ricca, è talmente ricca che rifiuta anche i soldi della cassa ammende. Ma a parte questo, l'altra questione molto più concreta, questa questione qua chiede un lavoro di rete che non può fermarsi al giudice, all'avvocato, che giustamente è il alla UEPE, e poi si chiude lì e telefonano alle agenzie e dicono ci serve un posto di lavoro, ci serve un alloggio, e chi può fornirci? Cioè non funziona così, non funziona così. Noi non siamo nati come agenzie di intermediazione immobiliare o lavorativa, cioè noi vogliamo essere parte del ragionamento, ognuno col proprio ruolo, per carità, non ci permettiamo di, però vogliamo essere dentro questo ragionamento, perché anche noi abbiamo bisogno, come dire, di avere quelle informazioni, quegli strumenti per fare la nostra formazione, per metterci noi in rete, dicendo che siamo disponibili, lo diciamo al comune, a mettere in piedi, così come abbiamo fatto sul lavoro, una sorta di sportello informativo che sappia anche ragionare su quanto bisogno abbiamo, proprio perché voi conoscete le caratteristiche dei soggetti beneficiari delle azioni e noi possiamo attrezzarci. Però non funziona che noi arriviamo su chiamata. Noi possiamo essere coinvolti prima ed essere parte di questo ragionamento. Se no, davvero non si capisce, e questo è l'aspetto che più ci interessa, non si capisce qual è in fondo il ruolo che noi facciamo, perché quando noi entriamo non è che facciamo i nostri interessi. C'è un lavoro dietro, alle spalle, di sensibilizzazione, ma anche nei territori, per quanto ci riguarda nei luoghi di lavoro. Chi è che va a parlare nei luoghi di lavoro di processi di integrazione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati? Noi siamo lì, ci siamo, e quando portiamo dentro i percorsi lo facciamo. Ma allora perché non portare a valore questa cosa e farla diventare parte di un sistema di comunità? Di comunità.
E quindi non solo essere chiamati come agenzie portatori di una risorsa, casa, lavoro, accompagnamento, quant'altro, ma anche parte di un progetto che sviluppa attività sul territorio per rendere possibile, attraverso un lavoro di sensibilizzazione, anche, come dire, il lavoro di preparazione di un territorio a una svolta che produrrà dei, lo diceva Maestro, lo dicevate voi, insomma, sono tutti pronti ad affossarla, perché il clima è un clima che, ce lo dobbiamo dire, è giustizialista ed è sempre più giustizialista. In un clima, e con questo chiudo perché non volevo fare un pippone, cioè il 60% che non va a votare, al di là delle letture, diciamo così, partitiche, eccetera, ci parla di una società sempre meno coesa, sempre più a casa ad osservare che cosa succede, che non ad accettare la sfida di essere soggetto attivo, cioè io ci sto. E purtroppo questa cosa vale per molte situazioni, non solo per i detenuti, mi viene in mente sul tema dell'immigrazione, sul tema della povertà. C'è sempre meno una società coesa, disposta a mettersi in gioco per costruire qualcosa di positivo, non solo per i soggetti deboli, ma per un'idea di società nostra più vivibile, coesa e nella quale vale la pena di vivere. Quindi, benvenga la legge, c'è, non nascondiamoci, il lavoro che c'è da fare, almeno tra di noi facciamo rete, perché se non facciamo rete neanche tra di noi, la vedo dura, durissima, vincere la partita. Non so quanto ci ho messo, ma vedo dalla tua faccia che... Grazie mille, Corrado. Allora, a me tocca un pochino un ultimo intervento che spero breve. Invito di nuovo a fare domande, a pensarle a chi è presente in sala, in modo da poter poi interloquire e completare le cose, le tante cose che si sono dovute tralasciare prima, e a chi ci segue di farle in chat in modo che vengano raccolte. Io partirei con questa osservazione. Oggi è il 20 febbraio, è la giornata mondiale per la giustizia sociale. Mi pare una data simbolicamente importante per un incontro sui temi come quello che abbiamo fatto, sui temi che abbiamo trattato, perché toccano profondamente questioni di giustizia sociale, oltre e al di là che questioni di giustizia penale. Quella che è stata presentata è una riforma che abbiamo atteso per molto tempo. Non sto a ripercorrere, a qualche cenno è già stato fatto, tutta la storia dei tentativi innumerevoli precedenti di riformare in qualche modo gli stessi temi e di introdurre una qualche forma, al di là dell'esperienza ricca e positiva del sistema minorile, di giustizia riparativa anche nel sistema penale delle persone adulte. È un percorso che è stato portato a termine, ben venga in questo caso, sotto la spada di Damocle del PNNR, che ha imposto delle scadenze stringenti e che quindi ha aiutato il lavoro, immagino molto difficile, di costruzione di un equilibrio tra posizioni e punti di vista diversi all'interno dei gruppi di lavoro. Ed è un percorso, quello portato a termine dall'ex ministra della giustizia ed ex presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, che porta a termine quell'invito del Cardinal Martini a pensare nuove e più coraggiose forme di giustizia penale, che la stessa Marta Cartabia aveva ricordato nella sua Martini Lecture, poi ripresa nel bel libro scritto insieme ad Adolfo Ceretti, Una nuova storia inizia qui. Quindi un percorso coerente che parte da lontano e che è arrivato finalmente a compimento. È una riforma che introduce novità importanti e positive, secondo me prima ancora che sul piano penale, sul piano culturale, perché appunto è per la prima volta, come dire, va a intaccare quel predominio carcerario
della cultura della giustizia penale, e finalmente in una norma viene esplicitato chiaramente questa cosa. È una riforma che coinvolge direttamente, lo diceva Corrado poc'anzi, ci coinvolge direttamente tutti, come cittadini, come volontari, come operatori che si occupano di giustizia penale in varie forme e con diversi ruoli. Ci coinvolge a creare degli spazi pubblici di partecipazione civica, innanzitutto. Degli spazi pubblici in cui si possa fare giustizia, in cui si possa fare giustizia a, in qualche modo anche oltre quella prevista dall'esecuzione penale, introducendo le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, che come abbiamo visto ricalcano ma solo in parte e con forti novità il sistema delle misure alternative e quell'assenza che effettivamente pesa dell'affidamento in prova al servizio sociale, che avrebbe avuto altro rilievo ma che abbiamo scoperto in qualche modo può essere recuperata dalla finestra, come si dice, pur uscendo, essendo uscita dalla porta. C'è da aspettarsi che rispetto ai tempi processuali, che la riduzione dei tempi processuali, che era uno dei grandi obiettivi per cui tutto questo lavoro è stato fatto, in qualche modo i risultati si possano raggiungere. Non fosse altro che per quella situazione assurda dei liberi sospesi. E il numero mi ha impressionato, era ignoto a tutti. Venirlo a conoscere è veramente impressionante. Persone che si trovano a scontare la condanna anni e anni dopo, quando tutto magari nella loro vita è cambiato. Noi ne incontriamo frequentemente e capiamo bene qual è la sofferenza umana di persone che il problema che aveva condotto al fatto penale magari se lo sono ampiamente risolto nella loro storia di vita, e però si trascinano questa condanna ancora da eseguire. Per quel che riguarda invece l'obiettivo di affollamento, di sovraffollamento del sistema carcerario, mi assumo qui un po' un ruolo critico, ma mi permetto di dubitare che possa essere conseguito. Mi permetto di dubitarne, io lo spero ovviamente vivamente, ma mi permetto di dubitarne perché ad oggi la storia ci ha insegnato che qualunque riforma abbia introdotto delle forme alternative all'esecuzione della condanna in carcere non ha intaccato minimamente il dato del sovraffollamento carcerario, che è continuato a crescere, è stato ridotto solo momentaneamente per brevissimi tempi da motivi eccezionali, l'indulto una volta e il Covid in un altro caso, ma poi è ricresciuto molto velocemente fino a superare le misure che erano state ritenute intollerabili nei momenti precedenti. E in più si sono aggiunte le persone in esecuzione penale esterna, adesso sottoposte a lavori di pubblica utilità e messe alla prova, portando a una crescita enorme di tutta la popolazione che è sottoposta in qualche modo a una forma di controllo giudiziario. Speriamo che questa volta questa cosa non si ripeta e che effettivamente le nuove sanzioni possano andare a ridurre questo problema. Sulla giustizia riparativa, che è materia complessa e che Adolfo ci ha in qualche modo sintetizzato da par suo, mi rifaccio semplicemente a quello che aveva richiamato Papa Francesco nel suo discorso rivolto ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura, definendola l'unico e vero antidoto alla vendetta e all'oblio, perché guarda alla ricomposizione dei legami spezzati e permette la bonifica della terra sporcata dal sangue del fratello. È un'altra riforma che chiama fortemente in causa la responsabilità delle comunità locali, dei cittadini in tutti i modi. Le chiama a, come dire, assumersi la responsabilità della condanna e dell'esecuzione penale. Francesco Maietta ha citato un bellissimo libro di Eugene Wisnett, e si chiama Il dovere della riconciliazione, si chiama Pena e retribuzione, la riconciliazione tradita, in cui Wisnett indica e chiama tutti al dovere della riconciliazione, ad assumersi la responsabilità della condanna che i magistrati comunque pronunciano in nome del popolo italiano, quindi pronunciano a nome di ciascuno di noi, e assumersi la responsabilità del fatto penale che non avviene
in un luogo avulso dal tempo e dallo spazio e dalle relazioni, ma è dentro al tessuto sociale, e il tessuto sociale in qualche modo deve trovare le forme e i modi per rispondere a quello che è accaduto, per trovare una narrazione diversa, un modo diverso per riaffrontare quello che è accaduto. Anche su questo, come dire, qualche elemento di attenzione che secondo me bisogna e bisognerà porre, perché il testo della legge è molto attento a tutti questi aspetti, ma noi sappiamo che dal testo della legge, Corrado ricordava la legge Basaglia, dal testo e dalle intenzioni della legge alla sua realizzazione pratica molte cose possono succedere, in primis i decreti attuativi che aspettiamo in un clima molto diverso da quello in cui è nata la riforma, e allora bisognerà fare attenzione che la riforma non diventi una burocratizzazione e un'espertizzazione del tema della giustizia riparativa, che la delega non sia totale e che le comunità, i luoghi dove si tessono le relazioni sociali siano chiamati e prendano il posto per avere voce in capitolo su tutti questi temi. Che non nasca un diritto penale dei legami sociali, ma che i legami sociali intervengano anche rispetto al fatto penale. Sono due punti di vista evidentemente opposti e molto diversi. Chiudo dicendo che sono stati già richiamati, ma abbiamo tutti sotto gli occhi gli attacchi che già vengono portati all'impianto complessivo di questa riforma, che ci chiamano un'attenzione anche questi molto puntuale, molto presente, e che secondo me possono essere combattuti in primis con un disperato tentativo culturale, cioè ancora una volta richiamando quali sono i principi, i motivi e le ragioni che chi lavora, chi si occupa di questi temi conosce bene, ma che rimangono troppo spesso racchiusi nella cerchia di chi appunto se ne occupa a titolo professionale o come volontario. Dobbiamo fare uno sforzo, questo nostro è stato un primo tentativo di difesa dei principi di una riforma che, sebbene abbia i suoi limiti, perché è frutto di compromessi come tutte le riforme che finalmente arrivano in porto, introduce, come dicevo prima, in qualche modo una cultura nuova della sanzione penale e della pena. Adesso io mi taccio e spero che ci siano. Spero e vi chiamo a fare domande, approfittando della disponibilità e della generosità con cui i nostri relatori ci hanno accompagnato oggi a una lettura di temi effettivamente complessi. Vi chiamerei qui a fare le domande in modo che anche chi segue su YouTube possa seguirle. Qui davanti ci deve essere anche un segnetto per terra come nei migliori studi televisivi girato dall'altra parte. Sì, ho una domanda, se posso già mettere i piedi nel piatto, insomma, una domanda un pochettino più specifica ad Antonella. Io sono Ottavio Moffa, carcere e territorio di Milano. Se, come diceva qualcuno, il carcere è un po' anche lo specchio della società, quindi come sta la società, la cosa che mi preme, io sono proprio l'operatore operativo che va proprio nei piani, lavora con i detenuti, e io vivo un senso di impotenza, perché in ogni gruppo che faccio incontro tanti stranieri. Ecco, la domanda che volevo fare io rispetto alla riforma Cartabia, se c'è qualcosa di particolare, perché prima citavi un 4 bis rispetto alle, provavo a guardare su internet che cosa significava, quindi paginoni e paginoni, ovviamente essendo un educatore professionale non ho le competenze, allora volevo approfittare di questo momento per capire se potevi, per quanto si poteva ovviamente, scendere un pochettino più nel particolare. L'altra cosa che mi ha stimolato un po' era anche l'intervento di Corrado rispetto ai numeri che anche citava Andrea, e rispetto, cioè, quando noi parliamo di housing sociale, di fatto poi alla fine, se si parla di un progetto fondi sociali europei, su Milano parliamo di 24 posti sulle tre carceri. Quindi questi, abbiamo avuto degli ottimi risultati con Cassa delle Ammende, che come Lombardia
siamo riusciti ad accogliere 286 persone in tutta la Lombardia, quindi un risultato anche abbastanza positivo. Ecco, quindi prima Corrado citava il fatto di dire spesso ci chiamano per un lavoro o per un posto letto o perché c'è l'opportunità, e quindi noi veramente abbiamo fatto i numeri il più possibile, nel senso io stesso gestendo appunto le accoglienze della mia cooperativa abbiamo provato anche ad andare oltre i finanziamenti, quindi accogliere persone perché altrimenti sarebbero stati in strada. Ecco, adesso passerà un nuovo bando dove da 18 si passa a 24, dove i soldi sono sempre gli stessi. Ecco, per cui questa è un po' la situazione, però appunto era questo un po' in sintesi la domanda. Grazie. Allora, 4 bis è un articolo dell'ordinamento penitenziario nel quale sono inseriti ormai una molteplicità di reati. Si era partiti da un corredo di reati limitati che presentavano un grado di pericolosità elevato, e strada facendo, appunto, visto che la politica è sempre molto allarmista, ci ha ficcato dentro una quantità di reati incredibili. Quindi tutti i reati che sono richiamati nell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario non sono suscettibili di pene di sanzioni sostitutive. Non è tanto il problema della prima fascia del 4 bis dove ci sono tutti i reati di terrorismo, di mafia, diciamo di reati connessi a varie forme di criminalità organizzate, ma quanto ad esempio nella terza fascia ci sono anche le rapine e le estorsioni che potevano, dal mio punto di vista, soprattutto alcune forme essere, e soprattutto avrebbero consentito una grande apertura rispetto alle pene sostitutive. Così non è stato, però questi sono i titoli di reato, gli elencati, rispetto alle quali non sono possibili le pene sostitutive. Per quanto riguarda invece gli stranieri, non c'è nessuna preclusione, possono essere destinatari delle pene sostitutive, possono beneficiare, laddove non ci siano domicili, della semilibertà perché dormono in carcere. E poi bisogna inventarsi qualcosa, però non c'è preclusione, ovviamente. Quello che volevo dire rispetto a quello, anch'io penso che non ci sia la diminuzione, l'abbattimento, si riempiranno di altri numeri, però nella relazione ci sono indicati come numeri di pene, persone in carcere con pene applicate fino a 4 anni più di 12.000 persone, quindi non è poca roba. Ecco, se già questi si riuscissero a intercettare con queste pene, chissà. Poi tutto dipende ovviamente da noi, dai giudici, però la fascia non... I numeri non sono minimi. Altre domande? No, non ce ne sono. Vi lascio giusto un minuto per depensare se ne avete ancora di nuove. Teatro è un po' una riflessione, no? Così, cioè, perché mi sembra che sia molto centrato sul discorso dell'abitare, no? E perché appunto, per esempio, si diceva della semilibertà, per esempio, data perché non c'è la casa, perché noi lo vediamo continuamente questo problema, no? Però, come dire, bisognerebbe fare un ragionamento più completo su questo. Intanto, per cominciare, quello che diceva Corrado dei bandi, no? Ma secondo me, cioè, bisognerebbe superare questa cosa dei bandi, cioè, bisogna andare oltre, cioè, deve andare a sistema questa roba, no?
cioè perché non possiamo continuare ogni volta, ma con tutto, noi lo vediamo con tutti i progetti, no, che ci sono, poi dopo deve rinnovarsi, no? Questa roba qua non va bene, cioè è un discorso da portare avanti, cioè, che, cioè com'è il discorso delle comunità terapeutiche, no? Cioè le comunità terapeutiche sono dentro un sistema, non c'è bisogno di fare il bando, cioè bisogna, è così, bisogna andare anche su questo tema qua, insomma, no? Secondo me. La prima volta che lo dico, tutti loro mi dicono sempre che faccio sempre lo stesso discorso, ma... L'ho fatto io questa volta. Vabbè. L'hai fatto benissimo. Devo? Ah. Ah, già. Io sono Alessandra Maneschi dell'UEPE. No, poi un'altra cosa invece sempre sull'abitare, perché vabbè, secondo me, cioè il tema dell'abitare a Milano è un tema, insomma, devastante, secondo me, no? E, cioè, è proprio una logica politica che non va bene, cioè una logica che è centrata solo sullo sfruttamento del territorio, delle risorse, ma non si fa più edilizia popolare, cioè voglio dire, le persone che noi seguiamo avrebbero bisogno di tutto un, come dire, un lavoro alla base, no? E invece questa roba qui non c'è, no? Perché è una logica, insomma, una logica dei ricchi, no? Ecco, e quindi, come dire, credo che sia proprio questo un tema che bisogna scardinare alla base. Se non facciamo questo lavoro qui, continueremo sempre a dirci che c'è il problema dell'abitare, a chiamare il terzo settore, noi che non troviamo dove sistemare le persone, a farli andare ancora in carcere perché non c'è la casa. Ecco, quindi qui è un tema, certo, che non possiamo, come dire, risolvere noi qua adesso, però ce lo dobbiamo dire, no? Che è questo il tema centrale da questo punto di vista. Grazie. Allora, lasciando l'ultimo spazio, faccio io una domanda a tutte e due, intanto che vediamo se ci sono le ultime, poi chiudiamo l'incontro con le ultime domande, se ci saranno, che è molto semplice. Noi cosa dobbiamo fare? Avete lavorato alla scrittura di questi testi normativi ricchi? A me piace pensare che la giustizia riparativa, ma in qualche modo anche il sistema delle sanzioni sostitutive, siano una forma di giustizia enzimatica. Gli enzimi sono quella cosa che alimenta le trasformazioni nei processi chimici e biologici, agenti che poi spariscono in qualche modo dopo che la trasformazione è avvenuta, lasciando qualcosa di diverso da quello che c'era prima. Come possiamo aiutare noi nel territorio questi cambiamenti, oltre e con tutti i limiti che sono stati evidenziati nel mettere a disposizione in qualche modo postazioni, soluzioni abitative per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, anche se i termini delle 6 ore settimanali sono decisamente impegnativi per le realtà che conosciamo. Quindi oltre a fare questo, con tutte le difficoltà e limiti che abbiamo, e considerando che non siamo chiamati a garantire l'esecuzione della pena, ma lo facciamo perché abbiamo finalità nostre e diverse che devono in qualche modo trovare una conciliazione con quelle del sistema della giustizia, cosa vi aspettate e che cosa potete chiedere al territorio? Tanto supporto sulle intanto sui lavori di pubblica utilità e di rimente, che ci siano più convenzioni possibili. Tra l'altro devo dire che abbiamo appena elaborato, stiamo finendo di elaborare un portale nella quale dovrebbero inserirsi tutti gli enti convenzionati col Tribunale, in maniera tale che già a portale siano specificati se ci sono disponibilità di posti e quanti posti ci sono disponibili. Questo anche per ottimizzare il lavoro nostro, ma anche vostro, per evitare di continuare a ricevere domande che non possono essere soddisfatte, ma dovete per dare una risposta. Allora, questo portale però non è ancora a regime, perché molti enti convenzionati non si sono registrati sul portale. Già questo potrebbe essere un input a sollecitare tutti gli enti convenzionati, voi ne avete tantissimi, perché si registrino su questo portale. E poi
che fa capo al Tribunale e all'Ordine degli Avvocati. Siamo ancora, credo che si siano registrati 30 enti su 90. Ecco. Poi naturalmente quanti più enti e quanti più bisogni ci sono in giro, quante più convenzioni si riescono a fare, meglio. Io credo che si andrà verso una soluzione che non può essere che questa, siccome sarà difficile che potranno essere garantite così tante ore continuative, probabilmente si finirà per fare dei collage, cioè 4 mesi li fai con uno, 6 mesi con l'altro, è inevitabile. Però non è mica una soluzione impossibile, poi ogni ente metterà a disposizione, farà la restituzione per quello che ha garantito, perché è impossibile riuscire a, no, dare una disponibilità perché così tanto tempo. Però insomma, questo secondo me è il bisogno più, poi i bisogni abitativi ovviamente, perché nella norma c'è scritto che l'UEPE deve anche attivarsi per reperire soluzioni abitative laddove non ci siano, e l'UEPE a chi si rivolge se non a voi, a noi, al terzo settore, a chi si occupa di queste cose. Quindi questi sono i bisogni così principali. E poi adesso la speranza è che oltre che questo protocollo venga applicato in maniera tale appunto di sgravare l'UEPE dove non è proprio necessario, perché si era partiti da questa logica per cui l'UEPE doveva essere interpellato sempre comunque, e poi si è capito che non è così leggendo la legge, quindi un po' questo l'abbiamo specificato, lo stiamo ripetendo, lo abbiamo scritto nel protocollo, appunto per cercare di sveltire e di non gravare troppo l'UEPE con richieste che a volte non servono, insomma. Però vabbè, ho perso il filo del discorso, non mi ricordo più, stavo dicendo qualcos'altro. Quando ti verrà il tempo per riprendere. No, ma vabbè, comunque. Vabbè. Succede. La vecchiaia. No, lo recuperiamo casomai dopo, Adolfo. Come siamo chiamati sì, questo schema di giustizia riparativa? Prima di tutto volevo dire grazie a te e a Franco per i vostri interventi che mi sono piaciuti tantissimo. Con Franco, c'è ancora Franco Maestro? Ah, eccolo là. Scusami, sei nascosto. Abbiamo discusso per anni, in certi momenti anche in modo crudo, credo, sempre con una fair play e nel solco di un'amicizia intramontabile e di una stima. Adesso basta, perché poi dopo vado avanti con la retorica, ci commuoviamo entrambi, o perlomeno mi commuovo io. Però vedo che in questo momento le nostre strade si ricongiungono sulla base appunto di una norma che finalmente per te dà i gangli, un contorno. Penso al 15 bis che con l'amico Bortolato ovviamente abbiamo messo a punto. Marcello Bortolato lo conoscete probabilmente in tanti, è un magistrato presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, faceva parte della commissione. Vabbè, voglio dire, si va facile quando hai in commissione persone come Bortolato, scrive un 15 bis. Ecco, però io stesso sentivo la necessità di tutti questi diciamo agganci normativi, però io dalla mia parte come practitioner vedevo i risultati degli incontri di mediazione e sulla
e su quelli ho continuato a investire in modo, cioè a testa bassa, cercando di andare in apnea rispetto delle critiche che trovavo spesso giuste, condivisibili o perlomeno molto sensate. Ecco, mi è piaciuto molto, quindi grazie Franco, e mi è piaciuto molto anche, insomma, questo diritto penale dei legami, che è un rischio, bravissimo, hai trovato proprio una formula semantica corrosiva, oserei dire, per... Rendo merito, credo che fosse una cosa di Otto De Leonardis, bene, che ho memorizzato in anni di frequentazione. Ok, però... sì, sì, benissimo, di chiunque sia... cioè, esattamente il contrario di quello che noi vogliamo, cioè noi desideriamo entrare con la mitezza laddove c'è la violenza, la violenza del diritto e la violenza del processo, cioè... Scusatemi se sono così franco, in questo caso non c'entra Maisto, ma se sono così aperto, io veramente faccio sempre più fatica. Infatti facevo il perito una volta e credo che lo facevo anche piuttosto bene, visti i risultati. Ho smesso di farlo da ormai 10-12 anni, perché io non riesco più a entrare nella logica del processo, cioè non ci sto più dentro con gli enzimi, con i succhi gastrici, chiusa la parentesi, e quindi grazie. Un massaggio cardiaco ho ricevuto dai vostri interventi. Vado a rispondere alla domanda. Potete fare tantissimo, cioè... c'è un articolo della nuova normativa, che è il 47, che si, cioè il titolo è Diritto all'informazione. Diritto all'informazione che devono dare sia i mediatori che l'autorità giudiziaria. Ma all'informazione di che cosa? Al fatto che si può accedere ai percorsi di giustizia riparativa. Ma chi meglio di chi lavora quotidianamente con i detenuti face to face può aiutarli a capire che questo percorso, questa giustizia dell'incontro, al di là dell'articolo 15 bis, e quindi parlo adesso in executivis, ma anche insomma, nella fase cognitiva, ovviamente, lasciamo perdere le ricadute utilitaristiche, e non lasciamole perdere, perché le abbiamo fortemente volute, cioè la giustizia riparativa non è una cosa bella che si chiude lì, deve incidere sul processo, deve rendere meno violenta la risposta dello Stato. Punto. E queste cose finalmente le riesco a dire con le parole con cui le voglio dire. Cioè, allora, al di là di questo, o accanto meglio a questo, la giustizia dell'incontro può cambiare il proprio paesaggio interiore, sia per le vittime che le persone indicate come autori dell'offese. Può cambiare il paesaggio interiore quando naturalmente una persona è condannata, lo definiremo poi anche appunto come con il nome con cui va definito, non solo più come persona indicata come autore dell'offesa, ma io ne sono fermamente convinto della validità e della straordinaria potenzialità che ha per se stessi, prima ancora
del beneficio che ne posso trarre, fare un cammino che mi permette di spostarmi da una visione tutta centrata sulla, per esempio, sul rancore che deriva dal fatto che mi è stata assegnata una responsabilità per un fatto che io so da qualche parte dentro di me che ho commesso, ma che non ho ancora avuto mai la possibilità, se non grazie ai volontari o quella volta che riesco a vedere un educatore, perché lo riesco a vedere una volta ogni 4 o 5 mesi, posso parlarne. Ecco, moltiplicare questa opportunità significa intramare nella propria narrazione il male che è stato fatto, il male che è stato inferto, e da questo allargamento della propria narrazione cominciare ad avere una lettura di sé che può lasciare l'etica del danno e iniziare a lavorare sull'etica della responsabilità e sull'etica della riparazione. Ma come atteggiamento nella mia vita quotidiana, io ho scritto questo libro che si intitola Io volevo ucciderla, con dove si racconta di questa storia, se volete straordinaria, di questa persona condannata a parecchi anni, assistita tra l'altro dall'avvocato avvocata Calcaterra, che appunto lungo questi colloqui non solo prende consapevolezza e memoria di questo fatto, ma del fatto di averlo voluto commettere. E questo passaggio dal punto di vista esistenziale le apre la possibilità, le ha aperto la possibilità di iniziare a vedersi come una persona che finalmente cioè è lì, è in questo contesto per rispondere a se stessa e al mondo di qualcosa che potrà declinare poi anche in un modo diverso rispetto alla semantica dei nomi che sono stati dati al suo gesto. Può risemantizzarlo quel gesto. E questa è la grande, come dire, rivoluzione mite che può portare la giustizia riparativa. Quindi voi siete esattamente le persone che quotidianamente, parlando con i detenuti, possono trasmettere questo messaggio e fare da ponte con i mediatori. In più, come dicevo prima, il terzo settore è chiamato eventualmente a proporsi come un ambito che potrà diventare soggetto attivo, cioè mediatore, nel momento in cui ci saranno più meglio definite tutte queste procedure che chissà quando e come. Mi diceva Antonella di essere ottimista perché qualcosa si sta muovendo a livello del Ministero, però saranno scritte e definite. Quindi siete proprio al centro di questi percorsi. E anche i convegni come quello di oggi, come quello che faremo a marzo a livello italiano da remoto, servono per diffondere questa cultura della giustizia riparativa e quindi questa cultura della giustizia mite. Ecco, questo è quanto. Sì, c'è una domanda da casa. Corrado Cosenza chiede: cosa pensate possa fare la scuola riguardo al ruolo che le istituzioni e le comunità sono chiamate a svolgere dalla riforma Cartabia? Sì, la scuola. La scuola è uno, anche io, cioè mi piace continuare
a ribattere sempre, però la scuola è uno dei luoghi dove noi interveniamo di più, prima, durante e dopo, ma decine di casi di, come dire, di bullismo che arrivano nei nostri centri, beh, sono l'indicazione del fatto che naturalmente una conflittualità che arriva poi a esprimersi anche in gesti che assumono lo spessore di una, non solo di un atto, diciamo così, deviante, ma anche penalmente rilevante, nelle scuole è all'ordine del giorno. Quindi anche qui il discorso può essere fatto per quanto riguarda la giustizia riparativa, prima che sia in materia penale, proprio in termini di mediazione scolastica, cioè o di mediazione sociale. Chiamare chi si occupa di questi temi a fare incontri che possano educare alla gestione pacifica dei conflitti. Quando la frittata è fatta, l'autoriflessione da parte dei ragazzi su quello che è accaduto nei termini che ho già esposto diventa, soprattutto se avviene a livello collettivo, se avviene a livello collettivo, perché cioè molte volte appunto i gesti nascono da un dispositivo mentale che nasce attraverso un gruppo e non nasce individualmente. Quindi che cosa è importantissimo fare in questi casi? Andare a capire qual è stato quel dispositivo mentale che il gruppo ha prodotto per attaccare, per esempio, il corpo di un'altra persona. Ed è commovente, lasciatemi usare questa parola, quando le persone iniziano a capire come da segmenti di non pensiero o di pensiero atomizzato che fanno parte delle individualità, le persone rimaste insieme riescono a ricomporre questi quadri dove appunto si capisce che magari singolarmente nessuno sarebbe stato capace di fare quel gesto che invece collettivamente è stato possibile per una deresponsabilizzazione ovviamente cioè reciproca e allo stesso tempo nel momento in cui si saldano invece delle visioni che sono parziali ma che messe insieme costruiscono poi invece un modo di vedere insomma più complesso e più spietato. Mi è venuta in mente la cosa che stavo dicendo. Allora, posso, prima che tu la dica, approfitto della domanda sulle scuole per un momento di autopromozione, nel senso che come Caritas Ambrosiana abbiamo in corso su questo tema un progetto a Lecco sulla giustizia riparativa, intesa come dire, come stile di pensiero prima ancora che come pratica effettiva, proprio perché crediamo che in primis vada diffusa una cultura per cui questa cosa poi venga accolta favorevolmente. Tra gli obiettivi di quel progetto c'è tentare, credo prima volta, di lavorare con una scuola perché riscriva il suo regolamento in chiave riparativa, cioè prendendo spunto dallo stile di pensiero della giustizia riparativa e quindi magari evitando di lavorare per punizioni ma per ricomposizioni. Vedremo come va a finire dentro a un insieme più ampio di progetti che le Caritas italiane stanno portando avanti. Sono 8 Caritas diocesane che stanno facendo i progetti sperimentali. Tutte in qualche modo sono state chiamate dalle istituzioni scolastiche a ragionare
su questo tema, quindi che l'avessero previsto da prima o che non l'avessero previsto, poi le scuole le hanno chiamate e credo che partire da lì, come partire da lì sul far accettare una cultura penale non carceraria, almeno non carcerocentrica, sia fondamentale, perché quando noi proviamo a farlo troviamo un'accoglienza formidabile da parte dei giovani e una capacità di mettere in discussione il proprio dato per scontato che è difficile trovare negli adulti e in particolare negli adulti che in questo momento prendono decisioni su questi temi. Quindi era questo, aggiungo solo perché mi è stato chiesto che in realtà il convegno a cui ho fatto riferimento a marzo non è propriamente un convegno, ma è un momento di formazione in cui sempre generosamente sia Antonella, che l'ha già svolto, che Adolfo ci hanno dato disponibilità, che è rivolto agli operatori di tutte le Caritas diocesane italiane per avere un primo momento di formazione su questi temi. Credo che sia interessante, quindi è quello un po' che abbiamo fatto oggi, riproposto in quel contesto, ma credo che proprio per i motivi che si diceva prima ci sarà bisogno di altri momenti sia di formazione che di promozione dei contenuti di queste riforme. Se non vedo altre mani alzate, lascio ad Antonella la conclusione con questo. Ringrazio, così io poi non parlo più, ringrazio di nuovo voi tantissimo, chi è intervenuto e chi ha avuto la pazienza di seguire il tutto. No, grazie, siamo noi che ringraziamo voi perché, come dicevo, abbiamo bisogno di voi. No, mi è venuto in mente che volevo precisare questo passaggio in più, che oltre al portale nella quale c'è questa richiesta degli enti di aumentare, di convenzionarsi, adesso c'è anche in prospettiva, speriamo che si realizzi il prima possibile, la realizzazione di questo sportello di prossimità all'interno del tribunale, perché una delle cose fondamentali sarebbe quella di avere un operatore dell'UEPE, anche del terzo, sarebbe bello che ci fosse la comunità dentro il tribunale per aiutare la costruzione di queste pene sostitutive, che dovrebbe diventare uno sportello di interlocuzione diretta tra il giudice, il condannato, l'ente che deve mettere insieme il progetto, l'UEPE, e quindi l'idea è quella, come peraltro già realizzato a Torino, di creare, perché a Torino c'è già questo sportello all'interno che vede la presenza fissa di un operatore dell'UEPE e poi chi si mette a disposizione, ad esempio Corrado, un giorno alla settimana potresti venire a aiutare a costruire le pene sostitutive. Appunto. Grazie a tutti.